Buongiorno a tutti, ben ritrovati con Sveglia Trieste, lunedì 1 marzo in diretta fino alle 10, una mattinata piuttosto ricca di contenuti e contributi. Partiamo dalla prima mezz'ora di rassegna stampa, dalle 7:30 alle 9 avremo i nostri ospiti, avremo in studio Alessandro Claut, candidato sindaco con Trieste Europea, e Michele Sacellini, portavoce della lista civica Futura. Già dalle 8:30 avremo collegamenti esterni con Gianluca Paladino da più punti della città, poi l'approfondimento con il quotidiano locale Il Piccolo e quindi la chiusura, come detto, alle 10 della nostra trasmissione. Vediamo, anzi, leggiamo la pagina meteo mentre vediamo le immagini della città e oggi è particolarmente affascinante, anche la visibilità è piuttosto buona, si vede in questa inquadratura il castello di Miramare, ma dietro anche le Prealpi. Allora andiamo a leggere: un'alta pressione insiste sull'Europa, interessando anche la nostra regione, dove fino a martedì affluiranno moderate correnti nordorientali nei bassi strati. Andiamo a leggere per oggi, lunedì 1 marzo, cielo in genere sereno, con inversione termica e gelate notturne a fondo valle, localmente in pianura, sulla costa e sulle zone orientali soffierà bora moderata, specie dal pomeriggio. Le temperature minime 4-7 gradi, massime 13-15 gradi centigradi. Per domani, martedì 2 marzo, cielo in prevalenza sereno, con inversioni termiche e gelate notturne a fondo valle. In quota le temperature saranno più miti dei giorni precedenti. Di mattina sulla costa soffierà borino, temperature previste le minime 4-7 gradi, le massime 12-14 gradi centigradi. Vediamo assieme la prima pagina del quotidiano Il Piccolo: contagi in rialzo, la regione verso nuove restrizioni, 1.000 casi in più in 7 giorni, Udine la più colpita, ipotizzato il passaggio in zona arancione, Fedriga, siamo ancora lontani dal vincere il Covid. Queste le parole riprese dal giornale del presidente della regione Fedriga. Attualità, l'odissea delle donne senza lavoro a 50 anni e dei Balcani, addio al sindaco Bandi, guidò Zagabria per 21 anni. Gli altri titoli, economia e politica, se il Veneto ci batte a livello di autostima. E poi ancora, chi sono i triestini di oggi? Scrive Roberta Giani nelle iniziative del quotidiano con questo articolo di fondo. Barcola presa d'assalto nella domenica di sole, la foto di ieri pomeriggio. E poi la cronaca, palestre comunali, la Tergestina lascia la gestione degli affitti. Dopo 6 anni di lavori invece riapre al culto la cappella in Cavana. E ancora, ecco i vaccini attrezzati per le varianti. Poi lo sport, Gomez risveglia la Triestina, ma è solo un pareggio. Le nuove regole, telefonia, guida per districarsi tra bonus e ricorsi nel approfondimento all'inserto centrale del Piccolo di oggi. Come abbiamo detto, si apre con l'effetto, in realtà il titolo di apertura è sui contagi, ma apre il quotidiano con l'effetto del primo sole fra passeggiate e locali. Domenica da liberi tutti, a Trieste ristoranti e bar pieni, lungomare di Barcola affollato, in molti sui monti. Il prefetto Valenti, comprensibile desiderio di uscire, no però agli assembramenti. E quindi auto in coda, tutti a grado, decine di camper nei posteggi e la situazione che di pari passo corre a livello di contagi. Sale la curva, in arrivo nuove restrizioni. Possibile passaggio in zona arancione per la provincia di Udine, la più colpita. Fedriga invita i cittadini alla prudenza, siamo lontani dal battere il Covid, le parole del presidente della regione Massimiliano Fedriga. Ci fermiamo per la pubblicità, torniamo tra poco con le notizie. Di nuovo in diretta con Sveglia Trieste, rapido sguardo ai titoli nazionali. Partiamo
poi tornare all'interno del piccolo con le notizie invece locali. Dose unica, così la campagna, regia nazionale per l'immunizzazione. Praga, useremo il prodotto russo prima del sì dell'Europa. Vaccini si accelera, rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità sugli studenti, picco di contagi fra 6 e 9 anni. Poi, Ratzinger, 8 anni dopo l'addio al papato, mi dimisi in piena coscienza, le parole di Joseph Ratzinger, 93 anni, che nell'aprile del 2005 divenne papa con il nome di Benedetto XVI. Nel 2013 arrivarono le sue dimissioni. Conte guiderà la rifondazione dei 5 Stelle, benedizione di Grillo, andremo lontano. Queste le parole, lo slogan è poltrone, 3 anni vissuti tra i tormenti, scrive Tommaso L'Abate. Il prof solo al comando, non ci sarà un direttorio, il retroscena su questo nuovo corso del Movimento 5 Stelle. Gli errori europei sulla crisi, l'emergenza sanità, nell'articolo di fondo di oggi, Data Room, un anno di pandemia, i danni per le imprese e le famiglie. Poi lo sport, duello al vertice, l'Inter travolge il Genoa, il Milan espugna Roma contro la Roma. Altri argomenti, Sputnik sicuro e ora ci serve Remuzzi che in questo articolo di Cristina Marrone si legge 500.000 dosi al giorno per fare il salto di qualità nella lotta al virus. Sono questi i vaccini da fare, a sostenerlo è lo scienziato Remuzzi, che aggiunge: lo Sputnik russo sfiora il 94% di efficacia e ora ci serve. Si faccia in fretta a introdurlo. Altri titoli: in Birmania la polizia spara sui giovani, ci sono morti e feriti, la protesta contro il golpe. Il doppio volto della scuola è il titolo dell'articolo di Ernesto Galli della Loggia, ogni giorno vale la pena, Alessandro D'Avenia nel suo spazio, ultimo banco, e questo è il Corriere della Sera. Andiamo al giornale, grana per il governo, bomba disoccupazione, studio shock dopo il blocco ai licenziamenti, a rischio 150.000 posti di lavoro al mese. Vaccini e migranti, deleghe a Gabrielli, questo è il titolo di apertura. Grillo regala i 5 Stelle a Conte, è il nuovo capo, cambio il vertice. Gorbaciov, l'eroe frainteso, dimenticato dalla sua Russia, a 90 anni, proprio di Mikhail Gorbaciov. Dini, tecnico dei ribaltoni e premier traghettatore, esperienza di Lamberto Dini, presidente del Consiglio nel 95. Altri argomenti, Sala e la Milano del giorno dopo, proprio un altro dei commenti di oggi. Così il PD perde la sua riserva e l'analisi di Vittorio Macioce. Poi gli audio di Palamara col Corriere e le toghe, il sistema, nuove rivelazioni, lo spreco di Toninelli sul jet di Renzi. Ancora dalla prima pagina, viaggio nella Sanremo deserta, capitale triste di un settore a pezzi, da domani il festival blindatissimo. Controcorrente, una delle rubriche che chiude la prima pagina del giornale, l'anno più nero degli adolescenti, dilaga la sindrome della gabbia. Lo sport, tris dell'Inter, ma il Milan resta in scia battendo 2-1 la Roma, aggiungo io. Il Fatto Quotidiano con Conte che dice sì, nuovo Movimento 5 Stelle, accogliente e intransigente, Grillo e gli altri big gli affidano il piano di rifondazione. Cambia tutto, si legge dal titolo di apertura. Renzi querela il fatto, i giuristi, legittimo servire altri governi. Poi il Brasile come l'Italia, anche lì la sinistra non sa trovare un leader, il dopo Lula non è mai davvero cominciato. Dopo Salvini e Renzi, anche Forza Italia chiede la testa di Arcuri, con la sua efficienza è una minaccia vivente per il loro modello, la Lombardia dei flop mondiali. Ma ci faccia il piacere, articolo editoriale di Marco Travaglio, il Fatto Economico, sindacato alla riscossa nei colossi del Big Tech. E poi Gianfranco Viesti, il recovery plan pensato al nord si divorerà il sud. Laika, la street artist della Treccani, interviste ai misteri della disegnatrice finita nell'enciclopedia. Senza vergogna, Brescia-Padova, l'ultimo regalo per i Benetton. Questi titoli del Fatto Quotidiano. Torniamo all'interno
del piccolo per i titoli che abbiamo lasciato in sospeso. Avevamo visto da un lato la bella giornata che ha incoraggiato molti a scegliere mete montane o marittime come Grado in quest'ultimo caso, o anche restare in città e trascorrere il pomeriggio o la mattinata sul lungomare, in Piazza Unità, nei zoni della passeggiata a Trieste. Poi abbiamo visto i titoli del contagio con la preoccupazione del presidente della regione Fedriga. Sale la curva dei contagi, in arrivo nuove restrizioni, in particolare la provincia di Udine, quella che desta maggiori preoccupazioni. Leggiamo i numeri del contagio in Friuli Venezia Giulia diramati ieri, positivi, nuovi positivi. Sono 341, di cui 204 nella provincia di Udine, 41 in quella di Pordenone, 37 in quella di Trieste, 53 in quella di Gorizia. Ci sono 6 residenti fuori regione. I positivi ai test molecolari sono stati 242 su 3.141 tamponi. I positivi ai test antigenici sono stati 99 su 1.196 tamponi. Vediamo anche dalle percentuali che rispetto a una settimana fa si stanno rialzando. C'è da specificare anche che i dati del weekend, così come anche quelli del lunedì, perché ereditano i tamponi, passatemi il termine, della domenica, sono solitamente più bassi e quindi da leggere in un'altra maniera. I decessi sono stati in totale 7, di cui 6 nella provincia di Udine e 1 in quella di Pordenone. Ci sono 61 pazienti ricoverati in terapia intensiva, quindi ne è uscito uno dalla terapia intensiva in questo bollettino. Ci sono 361 persone ricoverate in altri reparti, più 6 rispetto al dato del giorno prima. Totalmente guariti sono più 226, clinicamente guariti sono più 11. Ci sono 92 persone in più in isolamento domiciliare, per un totale di 9.660 persone a casa, possiamo dire così. Aree geografiche e scuola, le ipotesi in campo sui due capitoli chiave. Sul tavolo la chiusura degli istituti, Riccardi, nessuna decisione presa, vaccinazioni si prosegue, una media di 1.800 persone al giorno, il focus sulla vaccinazione in regione. Questi sono i titoli nazionali, Draghi accentra il piano vaccini, stop al far west delle regioni, no al coordinatore unico sul modello Arcuri, più poteri alla protezione civile, Salvini insiste su Sputnik. Noi facciamo un salto e andiamo nelle pagine della cronaca di Trieste perché in questa pagina ci si occupa delle palestre. Una svolta che porta al passato, il comune riprende la regia degli affitti. Ragioni di ordine fiscale chiudono il decennio Tergestina. Il municipio torna a incassare i proventi senza le mediazioni. Interessate in tutto 43 strutture di proprietà pubblica, tra le quali 38 inserite all'interno delle scuole. Le società pagheranno direttamente all'ente, ma provvederanno a pulizia e guardiania. Un cambio di rotta non da poco, come ricorda il quotidiano. Ci sono tutte le palestre coinvolte nella nuova gestione degli affitti in questo elenco, partendo da Palestra Cobolli, a Rocco Basket, Rocco Volley, pista indoor di Via dei Macelli, tutte quelle che vi ho menzionato sono Via dei Macelli, la palestra di Largo Niccolini. Poi queste sono quelle comunali, poi ci sono quelle scolastiche, la Don Milani di Via Alpigiulia, la Vascotto di Via Giulia e via via, un po' tutte fino all'ultima dell'elenco, perché è un elenco di 38 palestre, quella della Suvici in via Candler numero 10. Poi l'elenco, ripeto, è in questa pagina del quotidiano. Onlus negli spazi inutilizzati, ma è scontro su criteri adottati, le modalità di assegnazione esaminate in commissione trasparenza. Tornando al discorso relativo alle palestre, gestione in chiusura, la convenzione con la Tergestina, perché per quasi 10 anni ha gestito i 43 impianti sportivi, scade a giugno, quindi da luglio si dovrà cambiare l'impostazione. Gli oneri previsti, il municipio si assumerà l'onere della segreteria investendovi 70-80 mila euro, ma non può caricarsi anche dei costi di pulizia e guardiania che hanno un peso fiscale, un peso economico di 400 mila euro. Risparmi e ricavi in conto sono inseriti 27 mila euro risparmiati con la Tergestina e il ricavo più alto alla Cobolli, 18 mila euro, il più modesto alla Suvic, Pertini e alla Corsi, sono 400 euro.
Questi alcuni dei numeri su questa situazione. Tetto della Bianchi a nuovo dopo 16 anni di problemi, in addirittura il cantiere da quasi 1 milione di euro congelato nel 2020 dal Covid, i primi distacchi dei pannelli già nel 2005, pochi mesi dopo l'inaugurazione. Vediamo dall'alto il tetto in fase di completamento in un'immagine aerea scattata in questi giorni. Al polo natatorio Bianchi, c'è anche la testimonianza di Franco Del Campo, il direttore del Centro Federale di Trieste della FIN che gestisce il polo natatorio Bianchi. Si sono quasi conclusi i lunghi e complessi lavori per il rifacimento e l'isolamento del tetto, un'opera che credo sia stata complicata ma realizzata in modo molto curato e attento. Avevamo spifferi e ci pioveva dentro, anche in modo consistente, le parole. Come detto di Franco Del Campo, infiltrazioni in Largo Nicolini, botta e risposta tra PD e Giorgi, il Dem salvati, caso critico, la replica, in atto il trasferimento dall'Ater, quindi alla domanda di Salvati del PD, la risposta dell'assessore Giorgi che avevamo visto in questa piccola foto, perché c'è poi la delibera del lavoro della Giunta che concede fino a 30 anni. Ovviamente è un massimo, da un minimo a un massimo, la possibilità di gestire le palestre per un club, una società sportiva. Riapre al culto la cappella della chiesetta di Cavana, dedicata alla Madre della Riconciliazione, sarà inaugurata il prossimo 25 marzo all'interno opere della Madonna Addolorata, cara al vescovo Santin. Le borse di studio di Sant'Egidio per i nuovi italiani di prossimità, i premi legati alla scuola di lingue finanziati dalla Fondazione Pittini. A pagina successiva, cantieri e divieti fino ad aprile tra Barriera e San Giacomo, le ordinanze legate al traffico per consentire le opere di Acegas, APS, AMGA e Era Luce, le vie Caccia e Parini al centro di una riparazione urgente alla rete elettrica. Lavori all'illuminazione tra Via dell'Industria, Via del Rivo e Via dei Giuliani. Altre notizie: topo nel secchio a processo il responsabile, procurato allarme e maltrattamenti di animali. 2 anni fa un 35enne aveva lasciato un contenitore davanti alla sede di Casa Pound. Dopo averlo fatto brillare, gli agenti scoprivano il roditore. Per il servizio civile si fanno avanti 398 ragazzi triestini, in palio 214 posti, adesione molto ampia al nuovo bando per un'esperienza in campo sociale. Poi, cronaca, ubriaco contromano fermato sul confine, l'intervento dei carabinieri di Basovizza, le notizie in breve, minaccia ai passanti con un cacciavite. La Polizia di Stato ha denunciato per minacce aggravate per il possesso ingiustificato di un cacciavite un 65enne. L'uomo, in palese stato di alterazione alcolica, è stato fermato dagli agenti mentre camminava al centro della carreggiata di via Costa Lunga, creando problemi alla circolazione. Numerose le segnalazioni. Poco prima di essere bloccato, l'uomo aveva anche minacciato un passante proprio con questo cacciavite. Il SAP, il Sindacato Autonomo di Polizia, chiede di dotare con il taser proprio la polizia, dotare di taser tutte le forze di polizia. La richiesta del Sindacato di Polizia SAP di Trieste dopo l'uccisione a Milano di un filippino che si era lanciato con un coltello contro i poliziotti che non hanno potuto evitare di sparargli. Ora quel poliziotto riporta una nota del segretario Lorenzo Tamaro e indagato per eccesso colposo di legittima difesa. Come atto dovuto, chi difenderà quel collega che ha agito per difendersi e difendere il collega dall'aggressore? Questo è il quesito che Tamaro pone a seguito di questa vicenda che è avvenuta nel Milanese. Le rane in cammino dal Carso verso il mare, protette dai volontari che rallentano le auto. Qui le foto. L'uomo e la natura, la pagina del piccolo dedicata anche a queste situazioni di aiuto nei confronti di questi animali. Ogni anno sono decine di migliaia gli animali che percorrono chilometri rischiando sull'asfalto vere stragi. Pure i cambi repentini delle temperature possono essere letali per gli anfibi traditi dall'acqua che ghiaccia. Poi andiamo avanti, siamo all'interno con le guide, le regole e la novità sul discorso telefonia. Senti chi parla, si chiama. Telefoni dai ricorsi ai bonus, le compagnie, la conciliazione, dalle suonerie ai loghi,
Poi, chiedo scusa, questo non c'entra, più facile navigare nei paesi dell'Unione Europea con il roaming, le richieste che, visto che crescono gli incentivi con però il tetto dell'ISEE, poi c'è il registro delle opposizioni, di cui a lungo abbiamo parlato anche con le associazioni di categoria che danno una mano, ma non hanno proprio avuto una presa così importante per quelle che sono tutte le chiamate indesiderate che arrivano ai nostri telefoni. Andiamo ancora alle notizie di cronaca. Siamo a Muggia. Prima Muggia irrompe nel centrodestra. Cigui e Grison uniscono le vecchie liste e ne lanciano una nuova. Aperti a eventuali accordi con un programma condiviso. Queste le foto di Paolo Cigui, noto ristoratore delle Riviere, leader dell'omonima lista, e Dario Grison, referente della lista per Muggia, qui in un'immagine di repertorio che danno vita quindi a Prima Muggia. Nuova TV in dono alla casa di riposo, ricorderà Claudia l'ultima centenaria. Salito Baldini arricchisce le proprie dotazioni in memoria dell'ospite morta nel 2019. Riprendono i lavori per rinnovare l'approdo al porticciolo di Duino. L'intervento stoppato nel 2020, e quindi cambiamo in questo caso municipio. L'ex studente Andrin le regala PC e fotocopiatrice all'elementare di Sgonico. Il gesto di solidarietà è qui una foto dei bimbi in festa o comunque contenti di questa donazione. Le segnalazioni a Barcola a ripristinare tutte le fontanelle, scrive una lettrice del piccolo. Il centenario ora chiede ai generali di pagare i dividendi. Un avvocato in questa sua lettera. In primavera aumentano i rischi di investire animali selvatici, a chi rivolgersi in caso di incidente? C'è un articolo dettagliato su questo. Poi piccoli amici cercano casa, ci sono Joy, Peggy, Manolo, Tappo e Charlie, sono cinque esemplari di cani che cercano casa. Andiamo adesso alle notizie. Gli auguri di oggi, quindi gli auguri ad Andrea, Marcella e Ondina. Andiamo alla pagina sportiva. L'Unione recupera e poi si spegne. Che frenata al Rocco. Gli alabardati vanno sotto due volte con l'Arezzo, ultimo in classifica. La doppietta di Gomez basta solo per il pareggio. Tresina nuovamente in rimonta per la terza volta su tre partite, però il pareggio in questo caso forse sta un po' stretto, vuoi perché la squadra è l'ultima in classifica e non era del tutto irresistibile, vuoi perché la Triestina ha bisogno di punti per restare nelle parti alte del girone. Pillon, buon primo tempo e colpiti da due tiri in porta, spiace, meglio però che perdere. La pragmaticità del tecnico della Triestina, Beppi Pillon, in questa foto, durante una incitazione ai suoi nel corso della partita. Il protagonista, il bomber, è a quota 10, peccato per il risultato, la prestazione c'è stata. 3 punti con il Gubbio, questo è l'auspicio per quanto riguarda il prossimo match da parte dell'attaccante. Una giornata no per Offredi, Mensah bravo sul rigore. Offredi che è sempre un valore aggiunto per la Triestina, in questo caso ha avuto una giornata storta, può capitare. Bene invece Gomez per i gol, ma anche Mensah perché si è mosso tanto su tutto il fronte d'attacco ed è stato anche bravo a procurarsi il rigore. Vediamo la Triestina quinta in classifica con il Padova capolista, poi Perugia, su Tirol, Modena. Come detto, Triestina a 44 punti, la Feralpi Salò a 42, Cesena, la Virtus Vecom, San Benedettese, Mantova, Matelica, Fermana, Gubbio, Carpi, Fano, Imolese, Vispesaro, Legnago, Legnago Salus, Ravenna e infatti l'ultima l'Arezzo. Questa è la classifica. Ci sono alcune squadre come la Feralpi Salò, il Cesena e la Fermana, il Gubbio e via discorrendo, anche il Perugia, che hanno però delle partite in meno, quindi la Triestina che ha 27 partite a 44 punti. Vedete, la Feralpi Salò ne ha 42, però ha 26 partite giocate, quindi con un risultato di diverso tipo, la Feralpi Salò può arrivare a 43, restare a 42 o andare a 45, quindi superare la Triestina al quinto posto e far andare i rossoero bardati alla sesta posizione in classifica. Discorso simile per il Cesena, che addirittura di partite ne ha molte di meno. L'Inter, intanto siamo al calcio di Serie A, asfalta il Genoa, ma il Milan fa fuori la Roma, rimane a meno 4. Tutto facile per i nerazzurri che regolano il rossoblu per 3-0. All'Olimpico i rossoneri si impongono sui giallorossi per 2-1.
Questi risultati, grazie alle reti di Lukaku, Darmian e Sanchez per l'Inter che ha battuto 3-0 il Genoa, e invece fra Roma e Milan, grazie alle reti di Kessié, Veretout e poi Rebic, è finita 1-2 con la vittoria per il Milan, che resta secondo in classifica. La classifica di Serie A è questa che vediamo, con l'Inter capolista 56, il Milan 52, la Juve a 46 con una partita in meno, perché infatti di partite ne vedete ne ha 23, come il Napoli, perché la partita fra Juve e Napoli, la prima del campionato, si deve rigiocare. Comunque l'Atalanta è quarta con 46 punti, poi Roma, Napoli, Lazio, Hellas Verona, Sassuolo, Sampdoria, Bologna, Udinese, Genoa, Benevento, Spezia, Fiorentina, Torino, Cagliari, Parma e Crotone, la classifica di Serie A. Prossimo turno, Lazio-Torino domenica alle 18:30, poi Juventus-Spezia, Sassuolo-Napoli, Atalanta-Crotone, Benevento-Hellas, Cagliari-Bologna, Fiorentina-Roma, Genoa-Sampdoria, il cosiddetto derby della lanterna, poi Milan-Udinese e Parma-Inter che chiude giovedì alle 20:45. Queste le partite del prossimo turno di Serie A. Andiamo avanti tornando a Trieste. Allianz, brutta abitudine nelle partenze troppo soft, sotto nel primo quarto in 14 incontri su 19. La sconfitta a Brindisi conferma il problema dell'approccio al match da parte dei biancorossi, con una difesa svagata per l'Allianz, dunque andata in questo modo. Le altre partite, la prossima rivale Cantù con Gainez piega Treviso, Milano travolge la Fortitudo. Triveneto al via nel weekend con l'Inter Club Futurosa, la ginnastica da forfè per la Serie B femminile. Coselli batte Mortegliano, un punto per l'Eutonia. Olimpia Gorizia festeggia la Serie C maschile di pallavolo. Poi la Serie C, in questo caso Zalet ZKB, cade in tre parziali contro l'Esperto Martignacco. Antica Sartoria rinvia la gara. La Serie B maschile, Toneguzzo lascia il CUS, ora alla guida Bergic Plasi, ma arriva subito la sconfitta. La sfida di Luna Rossa è iniziata in Piazza Unità dopo il varo del TP52 con una festa barcolana. Qui si riprende ancora la vittoria di Luna Rossa. Saturnia per il canottaggio, prima tra le società sulla Ussa Corno, brilla la Pullino. Brignone, prima nel Super G, eguaglia la Compagnoni. Con il gigante è dunque la Brignone che festeggia. Campestre Vigorizia, Cafagna protagonista dell'Atletica, il triestino della Sportiamo si è piazzato al secondo posto. Sci alpino, Children, 16 triestini staccano il pass per la fase nazionale del trofeo. Pinocchio, ci fermiamo perché siamo arrivati al termine della rassegna stampa. Ci vediamo tra poco con i nostri ospiti. Ben ritrovati con Sveglia Trieste, siamo in compagnia di Alessandro Claut, candidato sindaco di Trieste Europea. Buongiorno. Buongiorno. Siamo in compagnia anche di Michele Sacellini della lista civica Futura. Buongiorno. Buongiorno. Portavoce della lista Futura. Segretario Segretario, provinciale. Così abbiamo anche, diciamo correttamente, la carica. Dunque, assieme a voi parleremo un po' della situazione in città, anche di quelle che sono le proposte delle due liste, rispettivamente Trieste Europea e Futura. So che Claudio ci teneva però a fare un passaggio veloce su un episodio che è successo in settimana. Allora, intanto ringrazio le persone che ci hanno espresso la solidarietà per quello che è successo. Mi dispiace vedere che. Spieghiamo cosa è successo, che magari Ah molti sì, dicono cosa è beh, è successo. successo che il capitano della squadra di cricket, dove io sono il presidente, è stato buttato in acqua, gli hanno tirato una bottiglia in testa. L'hanno buttato in acqua, dopodiché stava per morire, se non che una ragazza si è buttata e lo ha salvato. E mi dispiace dover sottolineare che però ho ricevuto un po' di solidarietà da parte di Cristina, tantissime, tantissime manifestazioni di affetto da tutto il mondo. E ho rifiutato, per essere chiari, 15-16 interviste da televisioni pakistane, indiane, americane, inglesi, ho
proprio perché in questo momento Trieste è già sotto l'occhio del ciclone per quello che sta succedendo e considerazioni, considerazioni che vengono fatte da alcuni consiglieri comunali che insomma sono inqualificabili. Ma appunto stiamo tenendo un basso profilo appositamente per evitare che a Trieste si parli ancora di casi di razzismo, eccetera. E dopo mi devo venire a sentire da ambienti sportivi che lo abbiamo fatto apposta per cercare di... Ecco, questo io non lo accetto, non accetto che si dicano cose del genere, perché questa è cattiveria pura. E tra le altre cose aggiungo che avrei anche sperato di avere un minimo di manifestazioni di solidarietà da parte di quelli che si considerano tanto amici dei rifugiati e dei profughi e che comunque per l'ennesima volta hanno dimostrato di essere bravi a parole e non con i fatti. Va bene, questo per quanto riguarda quella vicenda. Grazie per questa precisazione. No? Andiamo ai temi, dunque, posta l'incognita del voto che se sarà settembre, se sarà primavera, questo è più probabile che slitti, però questi sono discorsi che non competono le liste, che dovranno semplicemente attrezzarsi. Futura, si è mossa forse una delle prime, anche Trieste Europea, forse è stata Trieste Europea la prima ad aver espresso un nome di candidato, ma Futura una delle prime a muoversi soprattutto nei rioni. Ma sì, noi siamo da settembre-ottobre che facciamo con cadenza 2 o 3 volte a settimana degli incontri nei rioni e anche nel centro per presentare quelli che sono i nostri punti del programma. Siamo passati da Barcola ad Opicina, a Padriciano, per passare poi alla rassegna Borgo, ma Rozzolmelara. Abbiamo, credo, coperto abbastanza territorio della città e intendiamo farlo ancora. Stiamo presentando il nostro programma. A dicembre abbiamo fatto una manifestazione dove abbiamo illustrato le 40 pagine di programma alla stampa e ai cittadini. Stiamo continuando a raccogliere manifestazioni di interesse e per poter ancora implementare quelli che sono i nostri punti con il supporto delle segnalazioni che ci vengono fatte, e se sarà settembre continueremo con questo ritmo fino a settembre, se sarà maggio ci attrezzeremo per finire. Ma troverete dove andare fino a settembre, quindi? Troveremo, abbiamo decisamente parecchi punti da affrontare e le materie in questa città non mancano. Lo domando perché Futura organizza praticamente due incontri in settimana fissi, sì. Quindi sì, comunque sì, molto attiva in questo senso. Ed abbiamo intenzione di rimanere molto attivi, non pensiamo di doverci fermare qui. Abbiamo molte idee in mente, abbiamo un programma parecchio corposo e che viene implementato continuamente, quindi abbiamo le energie per arrivare fino in fondo a questi ritmi. Perché sorride Claudio? No, perché la cosa divertente è che noi, Trieste Futura, cioè noi di Trieste Europea, Futura e adesso Trieste, siamo veramente gli unici che sono sempre in giro per il territorio, ogni tanto ci incontriamo, ciao. Sì, ci incontriamo per le varie cose che stiamo facendo e da come sta parlando mi pare di capire che il ballottaggio appoggerà di piazza perché sta tranquillo e calmo e non dice che abbiamo talmente tanti di quegli argomenti da fare, perché la città purtroppo in questi anni è rimasta un po' abbandonata da diversi, un po' abbandonata dalle amministrazioni comunali degli ultimi 10-15 anni, ma soprattutto ci sono tantissime cose che non vanno e quindi abbiamo anche noi tante cose ancora da dire a fare, anzi potremo starcene anche fino a marzo-aprile, quindi questo vale per noi, per il futuro e per tutti. Allora vado un po' a puntare a certi luoghi della città, intanto vediamo le immagini del Golfo, più in fondo c'era Montegrisa, qui poi andiamo verso Miramare. Ecco, allora andiamo a Barcola, visto che siamo con le immagini verso Miramare. Futura, cosa aveva proposto per Barcola? Fondamentalmente noi abbiamo tirato fuori quello che è già previsto nel vecchio piano regolatore
Esiste già, quindi senza far voli pindarici, inventare soluzioni particolarmente elaborate, esiste già un piano regolatore che prevede la realizzazione di alcune sorta di moli sul litorale di Barcola. Esiste la possibilità di realizzare dei serramenti di chiusura eventualmente per la parte inferiore dei topolini, quindi con un intervento decisamente esiguo, ma con la necessità di fare un passaggio da parte del comune, che è il piano particolareggiato della zona, si potrebbero tranquillamente realizzare delle opere già previste, quindi con un intervento minimo. Noi stiamo cercando di promuovere dei progetti che siano sostenibili economicamente, che siano facilmente realizzabili, che abbiano un impatto ambientale minimo, e tutte le nostre proposte tendono a soddisfare questi requisiti. È chiaro che poi, a parte il lungomare, bisogna cercare di realizzare una viabilità sostenibile. Noi abbiamo proposto un collegamento direttamente che parte, abbiamo proposto in realtà di togliere le macchine dalle rive e realizzare un collegamento che parta da Campo Marzio e arrivi fino a Barcola con una mobilità sostenibile, con dei mezzi ecologici. Sarebbe e si potrebbe fare un'indagine sulla parte di rotaie del tram esistenti per vedere se fosse possibile ripristinarle, ma altrimenti si potrebbero usare delle navette ecologiche. Ad esempio, ieri sono andato a fare una camminata in Porto Vecchio e nella zona ingresso Silos mi hanno fermato delle persone che, insomma, mi hanno riconosciuto, mi hanno chiesto mi hanno segnalato l'esistenza, appunto, se tutti noi passiamo di là, delle rotaie binari, a vista, sì. In realtà, che hanno dato problemi evidentemente a dei ciclisti che camminavano per di là. Ecco, ci sono delle strutture esistenti, cerchiamo di indagare se sono riutilizzabili, altrimenti attrezziamoci per realizzare una mobilità comunque ecologica che possa collegare le due parti della città. Quando dice togliere le auto dalle rive, intende dire i posteggi oppure intendo dire, ma questo sinceramente è condiviso da un po' tutti gli attori politici, perché anche Di Piazza lo diceva nei seguenti mandati. Quindi proprio la parte di parcheggi, ora esistono, è stato realizzato il Parc San Giusto da una parte, Molo Quarto, insomma ci sono delle alternative. Quella parte di lato mare, le macchine quindi nei parcheggi del lato mare, possono essere spostate in altre sedi. Trieste Europea, cosa ne pensa sia su Barcola che sulle rive? Più o meno i problemi sono quelli sempre, più o meno le soluzioni sono le stesse. Diciamo che noi proprio nei prossimi giorni abbiamo un incontro con alcuni architetti che volevano presentare un nuovo progetto per l'area di Barcola, per farla diventare un po' l'area della movida triestina, però prima di parlare concretamente di questo progetto lo voglio vedere io e dopodiché casomai lo presenteremo, però i problemi sono quelli. In più mi è stato segnalato anche nell'incontro che abbiamo avuto con i cittadini a novembre, fine novembre inizio dicembre, mi è stato segnalato che c'è un continuo aumento di microcriminalità e quindi questo è un altro degli aspetti, uno dei motivi per cui noi nel nostro programma elettorale mettiamo il ripristino del vigile di quartiere, perché in effetti è inutile parlare di microcriminalità, perché quando ti spaccano il vetro dell'auto, cioè sarà anche microcriminalità, però ti colpisce e quindi sono dei costi e anche delle perdite di sicurezza nel stare nel posto dove si vive, per cui queste sono le cose che noi portiamo avanti. Per quanto riguarda le rive e per quanto riguarda poi anche il discorso del Porto Vecchio, perché è tutto quanto concatenato poi alla fine,
Noi non siamo contrari per questione di principio a quella che viene definita l'ovovia. Noi continuiamo a dire che però deve esserci un progetto complessivo di mobilità integrata che ovviamente deve anche coinvolgere Barcola e le zone limitrofe, perché questo secondo noi è indispensabile. Poi io la chiamo metropolitana leggera, c'è chi vuole l'ovovia, però diciamo che queste sono delle cose che più o meno tutti quanti presentano e tutti quanti propongono. Allora, sentiamo una telefonata, buongiorno. Silvia Bovetto da Barcola, proprio vero che parlate di Barcola, sì, no? Allora, io volevo dire che a Barcola è nato anche un comitato di quartiere 4 anni fa che praticamente si occupa dei problemi di barcolani, perché tutti parlano e tutto quello che si è fatto fino adesso per Barcola è stato fatto per tutta la città, nessuno non ha mai pensato di fare niente per barcolani, che abbiamo grandi problemi. I nostri problemi praticamente sono, primo problema è parcheggi per noi, perché praticamente anche i nostri passi carai praticamente di stagione sono tutti occupati, trovi il numero di telefono, chiamami se vuoi che ti libero, parcheggio, questo è un grande problema. Dopo ci sono problemi con autobus, che hanno parlato proprio adesso, collegamenti con la città, sì. E dopo ci sono anche, vuol dire parcheggi, autobus, sì. Ferrovia, rumore, ferrovia. Che questo è veramente una lotta che nessuno non dice mai niente, noi siamo vicini alla ferrovia e non dormiamo né di d'estate né di inverno, di questi rumori, che nessuno non parla niente, si parla sempre di altre cose ma di questo no, sì. Questo volevo chiedere, se sì, ora ne parliamo. Si fa qualcosa per i cittadini di Barcola e non quelli che praticamente vengono a Barcola. D'accordo, bene, grazie. Grazie, buona giornata. Adesso trattiamo di questo, oltretutto i rumori della ferrovia, ricordo, ma al giusto titolo di completezza, che c'è stata una, mi pare, mozione da parte del consigliere Babuder, che anche lui è barcolano, proprio sul fatto che con l'incremento dei traffici ferroviari, grazie allo sviluppo del porto, si sono anche sono diventati più fastidiosi i rumori, proprio perché sono più frequenti. Poi non so come sia andata a finire questa sua richiesta, iniziativa. Parcheggi in questo caso diventano i parcheggi dei residenti, che poi d'estate è zona fuori controllo. Allora, sì, di fatto noi abbiamo nella nostra ipotesi, intanto partiamo da un concetto: Barcola d'estate di fatto è la zona in cui Trieste si riversa, è il parco, è la zona svago di Trieste, è un posto magnifico, però effettivamente questo comporta dei disagi per i residenti, perché sappiamo tutti che nelle giornate estive andare al mare a Barcola diventa in macchina, diventa impossibile, perché c'è tutta la città. Detto questo, si deve poter pensare a ridisegnare la parte di ciclabili e di carreggiata in modo da favorire lo sviluppo di un maggior numero di parcheggi, ma questo da solo non risolverà il problema, perché di fatto aumenteranno le persone che vanno a Barcola in macchina e quindi occuperanno anche i maggiori parcheggi. Quello che dobbiamo fare è cercare, e questo è un intervento un po' più lungo, di ampliare la zona di accoglienza della nostra città. Quindi quello che teoricamente dovrebbe avvenire sarà che nello sviluppo anche da considerare nello sviluppo di quello che sarà Porto Vecchio del domani, dovremmo riuscire a rendere fruibili anche quella zona in modo da ampliare la zona di accoglienza cittadina del nostro turismo, anche inteso anche come turismo interno dei cittadini, non solo quello di accoglienza esterna, in modo da diluire la situazione e sgravarla da Barcola. Claude.
anche gli autobus, poi dopo il comune può entrare fino a un certo punto sul discorso relativo al bus, anche se poi si concorda in qualche maniera. Sì. Ci sono 6, 36 se non sbaglio d'estate, poi sì, viene potenziato, forse per alcuni non basta. Beh, a parte il fatto che anche noi avevamo proposto per i parcheggi dei residenti di colorare, di fare dei parcheggi ad hoc dove possono parcheggiare i residenti anche durante la stagione estiva, che quando veramente c'è il problema di trovare parcheggio per tutti. Però sono stati fatti dei nuovi parcheggi lì nell'area dell'ex Terrapieno, vediamo quest'anno come, questa prossima estate come sarà, se funzionerà e si comincerà ad esserci meno problemi di parcheggio per tutti. Per quanto riguarda invece gli autobus, ovviamente lì il comune appunto non può fare più di tanto perché è una cosa regionale, però diciamo che il comune può proporre di aumentare le tratte e quindi noi vedremo se è possibile aumentare le tratte soprattutto in estate, perché sì, è vero, c'è la 6, c'è la 36, però vengono ogni 5-10 minuti d'estate, quindi non è neanche un problema. Il problema è che però, siccome ci sono tante macchine, ci sono tante file, eccetera, questi 5-10 minuti che si aspetta di solito per l'autobus diventano un quarto d'ora, 20 minuti. Però diciamo che si può proporre alla regione di fare o di mettere un'altra linea oppure di fare qualcosa, però insomma queste sono le cose tecniche che si discuterà nel momento in cui saremo in consiglio comunale oppure saremo parte integrante di un'amministrazione. Allora vado a leggere delle mail, intanto approfitto per salutare la piccola Caterina che è con noi in ascolto, un abbraccio, andiamo a leggere cosa scrive Nevio. Buongiorno, si parla di costruire la piscina terapeutica, mi chiedo perché le piscine terapeutiche non le costruisce la regione Friuli Venezia Giulia in tutti i capoluoghi di provincia della regione, visto che gestisce la sanità per la tutela della salute come sta scritto nell'articolo 32 della Costituzione. Inoltre, a quale ente appartiene il parcheggio di via Pitacco, angolo via San Lorenzo a Servola, visto che i stalli non vengono dipinti da quando è stato costruito, le ringhiere sono arrugginite, le aiuole adiacenti lasciano desiderare, mi chiedo se vogliono fare delle grandi opere non si riesce nemmeno a fare le manutenzioni ordinarie, sarebbe più utile fare meno bla 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 e più manutenzione in città, soprattutto nelle periferie, ripristinare a Trieste i settori per le manutenzioni che esistevano sotto i barbari, quando funzionava tutto meglio. Adesso magari passiamo un po' indietro nel tempo, ma al di là di questo, il telespettatore solleva due argomenti, uno della piscina terapeutica, l'altro delle periferie, poi in particolare Servola con le manutenzioni ordinarie. Sacellini. Allora, la terapeutica è uno dei nostri primi argomenti affrontati e quindi ci siamo meravigliati ancora alla fine dello scorso anno in una conferenza stampa del fatto che la terapeutica dal nostro punto di vista rivestendo una funzione sociale molto importante doveva e deve, dovrà venire ricostruita lì dove era. Detto questo, dobbiamo fare una considerazione, perché poi da qui la politica ha iniziato ad ampliare il numero di piscine, insomma, da fare in tutti i rioni della città. Facciamo chiarezza, la piscina terapeutica è una struttura che serve per soddisfare un'esigenza sanitaria, un'esigenza di cui la città ha diritto e che deve essere data dal comparto pubblico fondamentalmente, comune, regione, il telespettatore prospettava la regione, indifferente, è una struttura di servizio che deve essere garantita dal nostro territorio. Detto questo, peraltro, domani Futura farà una conferenza stampa, ha già indetto una conferenza stampa ad hoc per parlare proprio della piscina terapeutica, quindi non mi dilungherò troppo oggi per dare i tempi, certo. I dettagli precisi domani. Comunque, ribadisco, è un'esigenza, è un obbligo che il pubblico deve soddisfare.
perché non stiamo parlando di piscine di svago, parliamo di una struttura che assolve ad un servizio sanitario. Cloud e poi andiamo sulle periferie. Anche noi assistiamo con un certo distacco, lo ammetto, a questo proliferare di piscine in giro per la città che la politica sta continuando a pubblicizzare. Chiaramente il problema sarà di difficile soluzione a breve termine, perché questo lo sappiamo tutti. Noi proponiamo di rifare la piscina terapeutica lì dove era prima, e poi ultimamente adesso è venuto fuori il discorso del Parco del Mare, però secondo me e secondo noi di Trieste Europea lì poteva benissimo nascere una, veramente lì sì, in quel caso potevano nascere un progetto di diverse piscine, dove c'erano le piscine terapeutiche, le piscine per chi sta bene, le piscine per chi vuole fare sport, e si ampliava lì dove c'è la piscina attuale al quello che doveva diventare il Parco del Mare, l'area, per cui si poteva fare una cosa complessiva molto grande. Adesso vediamo un po', da una parte la magistratura, dall'altra parte la politica, che cosa succederà, però questa nostra idea originaria cercheremo di portarla avanti, perché tra le altre cose nel resto d'Europa, nel resto del mondo si sta investendo sempre di più, proprio perché invece di continuare a voler curare le malattie si cerca sempre di prevenire attraverso lo sport, l'integrazione tra sport, cibo, salute, eccetera. Quindi questo secondo noi anche noi dobbiamo cominciare a ragionare in questi termini, ed era uno dei motivi, poi non c'entra niente col parco con la piscina, però era uno dei motivi per cui noi avevamo proposto, stiamo proponendo il parco emozionale del Carso, no? Perché è un progetto anche ambizioso che intende, dove si intendono creare dei percorsi per poter per attraversare il Carso, e dove attraverso il concetto delle emozioni si fanno tipi di ginnastica, tipi di percorsi ginnici, camminate, eccetera, che sono chiaramente interessanti e integranti della salute dei cittadini. Allora, fra un attimo saremo in pubblicità. Chiedo scusa. Chiedo a Sacellini di anticipare già, ancora, chiedo di anticipare su quale rione possiamo andare a parlare rispetto al tema delle periferie, così dopo lo approfondiamo, fra quelli che voi avete già menzionato nelle vostre conferenze. Ma guardi, se è così, io partirei dall'altipiano per poi fare una discesa. Anche perché organica. Uno dei primi era Lupicina, no? Uno dei primi era Lupicina, se non mi ricordo male. Ma anche Padriciano, insomma possiamo... Ok, allora, ancora chiedo scusa. Cloud, su Opicina, non so se Trieste Europea aveva già aveva in mente qualcosa. Dopo abbiamo un minuto alla pubblicità, quindi anticipo intanto un po' il menu, visto che aprire argomento adesso per poi troncarlo non è neanche elegante. Vi ricordo che noi andremo avanti fino alle 10 con la nostra diretta, i nostri ospiti fino alle 9, avremo collegamenti già dalle 8:30. E alle 13, quando riprenderemo più tardi l'edizione in diretta del nostro che anticipa il nostro telegiornale meridiano, saremo collegati col presidente della regione Massimiliano Fedriga, anche perché andremo ad approfondire discorsi relativi al contagio, come scrive oggi il piccolo, ipotesi di zone arancioni a livello provinciale, quella di Udine è quella messa peggio dai dati che sono stati forniti anche oggi attraverso il bollettino, quasi tre quarti dei contagi che si sono registrati sono infatti nella provincia, che fra l'altro va anche detto è la più grande che abbiamo in regione, e quindi capiremo a che cosa si può andare incontro anche a livello di didattica, che è un altro argomento che interessa molte famiglie e che è bene poi informare e divulgare prima possibile, proprio per permettere alle famiglie di organizzarsi a dovere. Ci fermiamo brevemente per una pausa pubblicitaria, torniamo tra poco in compagnia di Michele Sacellini e di Alessandro Cloud, partiremo con Opicina, a tra poco.
Riprendiamo la nostra diretta con Sveglia Trieste in compagnia di Alessandro Claut, candidato sindaco di Trieste Europea, e di Michele Sacellini, segretario della lista civica Futura. Opicina, Sacellini, eravate allora, lì, una delle prime conferenze. Una delle prime conferenze, siamo partiti proprio dal piazzale dell'Obelisco, dove abbiamo presentato la nostra idea di quella parte di città. Lì abbiamo ipotizzato di intanto ampliare il piazzale senza grossi sconvolgimenti, rendendolo una sorta di hub del turismo carsico. È fuori di dubbio, e qui non siamo neanche a parlarne, che è necessario che il tram riparta il prima possibile, però è insomma un argomento che i triestini conoscono bene e sui quali ormai si è detto di tutto, pertanto non andiamo a girare col telone a piaga. Comunque, detto questo, quella zona, quindi zona Obelisco, potrebbe diventare una sorta di punto di smistamento per il turismo che dalla città si riversa sull'altipiano. Trieste deve essere ambiziosa ed ha alcuni vantaggi, poi li possiamo vedere tutti, ma parliamo di Opicina. Abbiamo un carso che è un ambiente naturale praticamente incontaminato e stupendo. Possiamo pensare di sfruttarlo meglio. Se noi abbiamo ipotizzato di far partire, ad esempio, da lì delle navette, ad esempio per la Grotta Gigante, ma anche per lo sviluppo di tutto quello che è il turismo speleologico. Potremmo fare degli info point per favorire anche il cicloturismo su quella parte. Lì deve diventare una sorta di punto di smistamento per attrarre il turismo e anche i triestini sul Carso, che è un ambiente unico, un ambiente che ci invidiano tutti. Questo per il lato Opicina. Abbiamo poi, rimanendo nell'altipiano, abbiamo poi così presentato quella che è la nostra idea dal lato Padriciano, dove esiste già un progetto di fattibilità degli inizi degli anni 2000 commissionato dalla regione e che prevede di trasformare quello che è il percorso dell'oleodotto della Siot, che ha già un tracciato che attraversa il Carso, trasformarlo in una sorta di ciclabile. Questo ci permetterebbe di riuscire facilmente a collegare la Parenzana con fondamentalmente le ciclabili dell'Alpe Adria, sì, e creare un corridoio che favorirebbe il cicloturismo e che potrebbe anche attrarre questa tipologia di turismo nella nostra città a costi relativamente bassi, perché ripetiamo, il tracciato esiste già, con un progetto di fattibilità già realizzato, e che andrebbe a utilizzare una zona che è stata così destinata al passaggio dell'oleodotto, che è, per fortuna che c'è la Siot, non stiamo qui, e che però potremmo utilizzare e rendere fruibile da tutti noi, e potremmo anche a questo punto attrarre turismo, nello specifico cicloturismo, dai paesi dell'Austria, Germania, che potrebbero usarlo come corridoio per arrivare nei nostri territori. Ecco, queste sono due idee di facile realizzazione e attrattive. Ok, allora abbiamo una telefonata, poi passo a Claut per l'altipiano est, perché quello di Opicina. Buongiorno. Prego. Buongiorno. Posso cominciare con una battuta, che veramente quando scatta la campagna elettorale è la parte più divertente della politica. Veramente, come dire, si ride qualche volta, ma lasciamo perdere questo, perché sentire trasformare paesi in Dubai in cose stratosferiche va bene, ma io volevo portare un argomento, visto che si parla di Opicina, sì, che riguarda la libertà di delle persone, qualunque come me, che va a passeggiare per i boschi, non parlo di Covid o di cose del genere, parlo di un tirassegno che è posto a Opicina, e precisamente dove c'è quel rimessaggio di camper di fronte ai pompieri di Opicina, praticamente. C'è un tirassegno
che sembra di essere nel vecchio Far West tutte le ore del giorno. Allora io chiedo, se una persona, qualcuno vuol allenarsi a sparare col bazooka, può farlo? Per me non voglio limitare le libertà di nessuno, però c'è la mia libertà di mezzo, la mia libertà di andare con il cane in giro, la mia libertà di andare a piedi, di andare col nipotino in carrozzella, senza che questi succedano delle scene da panico. Perché lì c'è, non so se lo sapete, c'è questo tirassegno, sono state raccolte già delle firme per chiuderlo, perché è una cosa indecente. Deve essere sonorizzato, sparate pure, ma deve essere sonorizzato, chiuso, e poi sparate anche quel cannone, non me ne frega niente. Però io devo essere libero di poter circolare senza sentire questo rumore tutte le ore della mattina, del pomeriggio. Ecco, questo volevo dire. Prima di portare progetti stratosferici per le città, parliamo dei problemi che ci sono e cerchiamo di risolverli. Soltanto questo, andate sul luogo il sabato e la domenica mattina e così vi renderete conto di quello che succede. Okay. Grazie e buona giornata. Grazie. Claudio, cedo a lei la parola, così può rispondere a questa telefonata e poi parlare di OPC a Secondo Trieste Europeo. Tanto colgo l'occasione per dire che io sono candidato sindaco di Trieste Europea, lui è candidato per la lista futura con il candidato sindaco Bandelli, quindi i candidati sindaci e i consiglieri comunali presentano dei progetti che possono anche essere definiti ambiziosi, ma sono dei progetti complessivi per la città o dei progetti che riguardano la città. Questo del tiro a segno è una cosa che riguarda una semplice telefonata ai vigili urbani o ai carabinieri che vadano lì a controllare se tutto è in regola oppure no. Quindi anche i cittadini, le persone che tanto criticano noi perché siamo qui o perché abbiamo dei progetti ambiziosi dicendo che Trieste non è Dubai, sbagliano, perché Trieste in realtà potrebbe essere come Dubai. E quello che sta succedendo con il porto sta aprendo le prospettive per una città. Noi l'abbiamo messo proprio nel nome della nostra lista civica, una capitale di livello europeo, e quindi è anche giusto che ci siano dei progetti ambiziosi. Per quanto riguarda Opicina e più in generale il Carso, come ho già accennato prima, noi prevediamo di realizzare il parco emozionale del Carso, quindi dei percorsi dove sia dal punto di vista ciclistico, dal punto di vista camminate e altre cose del genere, si possono attraversare le zone meravigliose del nostro Carso. E poi dopo c'è un progetto, questo del parco emozionale del Carso, integrato a quello che noi consideriamo il futuro del turismo, quindi un turismo sostenibile. E inoltre, per quanto riguarda Opicina, noi ovviamente speriamo che si risolva il più presto possibile il problema del tram, e concordiamo con Futura che potrebbe essere un centro di smistamento per i turisti, che sono i turisti che poi spendono. C'è un turismo di nicchia dove il Carso potrebbe veramente essere punto di riferimento indispensabile. Come diceva lui, tutti i ciclisti austriaci, tutti i turisti del centro Europa, dell'est Europa, quelli che vengono a Trieste, quelli che vanno a vedere il castello di Miramare, quelli che mi auguro andranno a vedere il Parco del Mare. Cioè, noi abbiamo una grande prospettiva, abbiamo un grande futuro di fronte a noi, se saremo ambiziosi e se i cittadini capiranno che stiamo vivendo in una zona, in una delle poche zone in Europa dove nei prossimi anni si investirà, perché nel resto d'Europa, pandemia, purtroppo per causa della pandemia, il problema sarà quello di sopravvivere. Noi qui invece, grazie alle peculiarità che abbiamo, possiamo parlare di investimenti e di un futuro roseo. Abbiamo una telefonata che sentiamo, buongiorno. 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 Prego. Un carissimo. Pronto? Sì, la sentiamo.
e ai due ospiti. Saluto al dottor Gulotto e ai due ospiti. Grazie. Una premessa e una domanda. Noi cittadini, prima di affrontare le decisioni alle urne, abbiamo bisogno anche un po' di sapere o di conoscere le persone verso cui potremmo dare in futuro le nostre preferenze. Per esempio, sappiamo che Di Piazza è stato ed è un ottimo imprenditore, che Russo è un professore universitario. Sappiamo che il dottor Gulotta è un ottimo, se non eccellente, giornalista media. Anche troppo, grazie. Allora, a questo punto vorrei sapere e conoscere qual è stata l'esperienza o qual è la professione del signor Klaus. Grazie e buona giornata. Grazie a lei, grazie. Sono commerciante, ho dei negozi a Grado. Ok, basta, molto semplice. In più, attraverso le esperienze che ho avuto come ambientalista, ho avuto dei ruoli internazionali nel mondo ambientalista e quindi ho gestito dei fondi nel campo dello sviluppo sostenibile e per la difesa dei diritti umani e di conseguenza anche a livello internazionale ho avuto dei ruoli, quindi ho delle conoscenze però tendenzialmente sono commerciante. E anche presidente della squadra di cricket? Presidente della squadra di cricket, tra altre cose, grazie anche proprio alle mie relazioni internazionali, quando noi abbiamo fondato la squadra di cricket c'erano anche degli investitori indiani che erano venuti e che erano interessati ad investire nella nostra città, poi hanno visto il totale disinteresse da parte dell'amministrazione, ma soprattutto della politica triestina nei confronti del beau geste che questi volevano fare, cioè quindi sponsorizzare la squadra di cricket, e quindi tutto è finito. Non è finito in niente perché i contatti ci sono e la volontà di investire a Trieste c'è sempre, però chiaramente è stato un po' tutto ridimensionato, almeno l'aspetto della squadra di cricket. Allora, andiamo a sentire ancora una telefonata, poi faccio una domanda a entrambi su un progetto della città. Buongiorno. Pronto? C'è nessuno? Buongiorno. Pronto? Pronto? C'è nessuno? Buongiorno. Niente, andiamo avanti. Sacellini, lei è favorevole o contrario al Parco del Mare? Lei o futura, insomma? Guardi, noi ci siamo espressi in questi termini. Non possiamo dare un giudizio negativo o positivo nel dettaglio perché sinceramente il business plan completo non c'è, non l'abbiamo potuto vedere. Non siamo contrari a priori. Troviamo un po' anacronistico il tempo in cui la parte pubblica ha deciso di destinare 8 milioni al Parco del Mare, nel senso, se trattasi di investimento privato va benissimo, ci sono alcuni punti da chiarire, ma può andar bene. Mi viene in mente ad esempio la logica dei parcheggi, cioè un Parco del Mare in quella zona deve occuparsi anche di reperire, hanno parlato di 500.000 visitatori annui, vuol dire che devono venire previste delle punte di 5.000 visitatori giornalieri nelle giornate di punta. Bisogna capire dove andrebbero ad esempio a parcheggiare. Comunque, detto questo, se il progetto in sé dei privati lo se ne accollano le spese, lo giudicano sostenibile e può essere attrattivo per la città, nessuno potrà dirgli di no. Noi abbiamo detto che destinare 8 milioni del bilancio regionale a questo progetto in questo momento forse è un po' fuori tempo, nel senso posticipiamo questo finanziamento pubblico, non del progetto, all'anno prossimo e utilizziamo ora questi soldi per supportare l'economia in un periodo che sappiamo essere stato particolarmente gravoso, e questo è l'aspetto che andiamo così a giudicare in maniera. Il progetto in sé, se è fatto dai privati e se gli eventuali costi accessori e futuri vengono sostenuti dai privati, vuol dire che il privato si è fatto i suoi conti in qualche maniera. Ha fatto in qualche modo i suoi conti e l'avrà giudicato sostenibile. Ripeto, però,
prima di poter dare un giudizio definitivo bisogna considerare un business plan accurato e un piano delle opere accurato dove anche i dettagli vengono definiti in maniera chiara. Senz'altro. Esempi parcheggi. Adesso arrivo da Cloud, sentiamo una telefonata, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, prego. Voglio fare una considerazione sulla piscina terapeutica di cui avete accennato prima. Sì. E visto che parlavate anche adesso di Parco del Mare, di progettazione, sì, di varie opere. Ci dica. Tempo fa avevo sentito c'era stata una polemica sul fatto di spostare il luogo della piscina dall'ex posto dove stava al Porto Vecchio. Allora io volevo fare questa considerazione, siccome nella vecchia locazione della piscina si parla di uno specchio d'acqua che comprende comunque la sacchetta, l'ingresso al porto, quindi dove l'acqua non è molto, diciamo, pulita ed è un'acqua che si utilizzerebbe come terapeutica. Io ho lavorato in quegli specchi d'acqua come sommozzatore e per alcuni anni ho fatto la pulizia del filtro della piscina acquamarina. Si parla di un filtro che pesca l'acqua di mare a circa 5-6 metri di profondità, quindi una profondità minima, in un punto di passaggio di navi, barche, rimorchiatori, dove oltretutto in quella zona mi pare ci siano anche degli scarichi fognari, non direttamente nelle vicinanze, ma comunque nel raggio di un chilometro o poco via. Quindi io riterrei che forse spostare la piscina acquamarina in uno specchio d'acqua dove perlomeno c'è meno traffico marittimo e dove l'acqua è un tantino più pulita, forse sarebbe una considerazione anche da fare nel caso di un nuovo progetto. Quindi, però diciamo, non ho ancora sentito parlare di questa cosa qua, non è un aspetto proprio irrilevante. Quindi diciamo che il Porto Vecchio potrebbe essere, secondo lei, come acqua e come pulizia, migliore? Forse sì, perché non c'è tanto traffico marittimo e oltretutto lì parliamo comunque anche di uno stabilimento, che è lo stabilimento del Bagno Ausonia e dello stabilimento del Pedocin, che avranno sicuramente degli scarichi fognari o comunque degli scarichi che saranno nello specchio antistante. Quindi, nonostante, ripeto, ci sia un filtro, e almeno una volta funzionava così, il filtro della piscina acquamarina era sott'acqua, poi all'interno della piscina, nel vano, diciamo, dove c'erano i vari filtri interni, mi pare c'erano tre passaggi di filtraggio dell'acqua, una cosa del genere, quindi sicuramente l'acqua veniva ripulita e veniva, diciamo, sanificata, diciamo così. Però Per quanto ne so, ritengo che sicuramente non era lo specchio più adatto per mettere una piscina terapeutica che utilizza acqua di mare. Poi magari è una mia considerazione questa. Vabbè, insomma, più che preziosa. Grazie del suo contributo. Buona giornata, buon lavoro. Grazie. Allora, Cloud, cosa ne pensa di quanto ha detto il telespettatore poi sul Parco del Mare? È interessante, però tengo a precisare qui, ritorno ad essere l'ambientalista, il presidente degli Amici della Terra di tanti anni fa, devo precisare che quella zona, la zona del Porto Vecchio, è una zona dove c'è ancora un grande e forte inquinamento, soprattutto marino, dovuto al terrapieno di Barcola, che era stato tanti anni fa, era stato sequestrato su nostra denuncia, e continua ancora nel corso degli anni a riversare inquinamento e materiali di diverso tipo, per cui anche lì è un attimo da capire, perché sicuramente può essere meglio dal punto di vista dell'acqua il Porto Vecchio, però cioè, è una cosa che secondo me è importante ma non indispensabile, perché lì è da capire dove si farà questa piscina terapeutica, è da capire proprio il problema dei parcheggi, il problema di tutto quello che ne consegue, insomma, ecco. Per Parco cui, del Mare? Parco del Mare, io per questioni di principio fino a qualche anno fa ero contrario, perché per me gli animali vanno trattati in maniera degna di essere, in maniera indegna, non indegna come negli acquari attuali.
Adesso continuo a vedere che portano avanti questo progetto e vediamo che cosa sarà. Dicono che vogliono difendere gli animali, sono proprio curioso di vedere che cosa prevedono per difendere gli animali all'interno del parco del mare. Però secondo me, è un progetto anacronistico ed è un progetto che non ha senso, soprattutto con i numeri che sono stati pubblicizzati, perché anche qui c'è, cioè, di per sé il parco del mare, chiamiamolo acquario, chiamiamolo come vogliamo, non è che sia un progetto negativo se fatto bene, ma i numeri che sono stati paventati, secondo me, sono dei numeri pompati soltanto per poter ottenere finanziatori e poi dopo bisogna vedere se saranno numeri realistici. Perché il concetto è che un ente come il Parco del Mare può anche andare in deficit, può avere dei debiti, però ci può avere cioè non deve per forza di cose essere inattivo, però bisogna vedere quanto ci porta di turisti, quanto ci porta di indotto, perché quello è sicuramente il business di un progetto come il Parco del Mare, se fatto bene. Però vedendolo così, e ho visto anche l'inaugurazione in pompa magna, mi sembra che sia un altro di quei soliti progetti tipicamente triestini, dove si parla tanto, poi dopo non si fa nulla. Andiamo a sentire un'altra telefonata. Buongiorno. Pronto? C'è nessuno? Buongiorno. Pronto? Sì, prego. Signora, abbassi il volume del televisore, per favore. Parli soltanto col telefono. È in linea? Signora, buongiorno. Vabbè, andiamo avanti perché non possiamo stare troppo tempo in attesa. Leggo una mail, torniamo sul Carso in qualche modo, Sacellini. Ormai in Carso è impossibile fare una passeggiata in santa pace relax. Le bici sfrecciano ovunque a velocità pazzesche e con inquinamento acustico e pericolo per persone, bimbi e animali. I ciclisti non spendono niente, si portano tutto dietro e cercano posti dove dormire una notte fra colazioni pantagrueliche comprese nel prezzo e saltano il pranzo e la cena. Perché lo fanno con bibite o vini comprati in supermercato e panini o caffè latte e biscotti comprati da loro e consumati nelle stanze. Serve agevolare il turismo che spende, non quello parassita. Scrive una delle spettatrici, Beh, telespettatori. beh, sì, beh, intanto bisognerebbe fare di distinguo nel senso, in questo momento siamo tutti noi che stiamo frequentando in realtà il Carso, forse più di prima, ma perché con le limitazioni agli spostamenti in realtà trattasi di turismo domestico, insomma siamo noi che usufruiamo dei nostri territori. Detto questo, e conoscendo che alcune zone del Carso sono sovraffollate anche dai cicloturisti, anche laddove, così sarebbe auspicabile solo una destinazione per passeggiate. Proprio per questo abbiamo ipotizzato di destinare la ciclovia, alla quale accennavamo poco fa, quella che corre sul tracciato della SIOT, per questo tipo di turismo. In questo modo potremmo alleggerire le restanti zone da un, passatemi in termini, ingorgo di biciclette dove magari si cammina, perché avrebbero una zona destinata e organizzata proprio per quel tipo di turismo. Poi sul fatto che, come dire, che sia un turismo di serie B, ecco, su questo non mi trovo d'accordo, perché in realtà il cicloturismo è un turismo che porta risorse sul territorio, è un turismo richiesto, mi risulta che molti paesi del nord, Austria, Germania, facciano richiesta proprio per questo tipo di turismo anche nelle nostre zone. Quindi facciamolo diventare un attrattore, servirà alla nostra economia, gli destiniamo gli spazi necessari, utili per non andare ad intasare il resto del Carso, e sfruttiamo anche questa tipologia di turismo. E soprattutto, scusa se ti interrompo,
Ci sono tantissimi finanziamenti europei, ci sono tantissimi finanziamenti e c'è anche un forte interesse da parte anche degli sponsor, dei big sponsor, per cominciare a investire in questo che è uno dei punti fondamentali del futuro del turismo, cioè il turismo cicloturistico, il cicloturismo. E il futuro quindi è anche questo, e poi chiaramente ci sono quelli che comprano, comprano il cibo nei supermercati, mangiano negli alberghi, però almeno, o negli agriturismi, però almeno gli agriturismi, gli alberghi, i supermercati hanno un loro tornaconto, ma al di là di questo noi... Perché se non consuma da una parte, consuma dall'altra. Noi prevediamo comunque un progetto appunto come quello del Parco Nazionale del Carso, dove c'è un progetto proprio integrato anche con finanziamenti europei, e per poter portare il turismo, una parte del turismo che viene considerato adesso turismo di nicchia, ma che, come diceva lui, è invece uno degli aspetti fondamentali, perché appunto si investirà sempre di più su questo tipo di turismo. Leggo una mail, anche se abbiamo poco tempo, magari rispondiamo dopo la pubblicità. Buongiorno, il recente piano delle opere presentato dalla Giunta di Piazza è stato accusato dai suoi avversari di essere il libro dei sogni. A me però pare che il libro dei sogni siano i programmi elettorali degli sfidanti di Piazza, ai quali vorrei chiedere una cosa: c'è qualcosa di questo mandato del sindaco che loro salvano o fin qui è stata un'esperienza totalmente fallimentare? Questa è la domanda Luca, che ci scrive da casa via mail. Magari tratteremo anche su quelle le cose che si salvano, secondo Sacellini, secondo Clout, fra poco, dopo la pubblicità. Vi anticipo anche che alle 9:15 avremo il collegamento consueto del lunedì con City Sport, alle 9:30 invece il collegamento con i colleghi giornalisti del quotidiano locale Il Piccolo per i temi che sono affrontati proprio oggi Dal giornale di Trieste. Ci fermiamo nuovamente per una breve pausa pubblicitaria. Ah, tra l'altro dalle 9, anzi dalle già 8:30, 8:45 in poi avremo dei collegamenti con Gianluca Paladin. Oggi andremo a vedere anche la situazione del tram, che può essere, anche se ne abbiamo già parlato, un modo per restare aggiornati sull'opera. Ci vediamo tra poco. Di nuovo in diretta con Sveglia Trieste, 8:33 minuti, in compagnia di Alessandro Clout, candidato sindaco con Trieste Europea, e Michele Sacellini, segretario della lista civica Futura. Andiamo a leggere un'altra mail di una telespettatrice che ci scrive: buongiorno, vorrei chiedere ai suoi ospiti quando verrà demolito quello brobrio della sala Trifkovic. Sacellini. Dunque, dobbiamo partire dalla constatazione che l'abbattimento è stato proibito dalla sovrintendenza, quindi ci sono stati dei ricorsi e di fatto non si può abbattere allo stato attuale quell'edificio. Se ciò dovesse cambiare, quindi se divenisse fattibile l'abbattimento di quella della sala Trifkovic, va bene. Allo stato dei fatti, in questo momento, ciò non è possibile, perché è vietato dalla sovrintendenza. Detto questo, infatti, noi in subordine, quindi preso atto che l'edificio deve rimanere lì com'è, e questo è un vincolo che non può venire sciolto dall'amministrazione comunale di sua volontà, ma solo con il permesso della sovrintendenza, che non lo dà. Se ciò non dovesse essere fattibile, noi abbiamo ipotizzato di usare quell'edificio come centro della mobilità sostenibile di quella parte della città, quindi da lì potrebbe essere un po' l'hub di quella zona. Abbiamo ipotizzato la possibilità addirittura di far, se fosse possibile, arrivare lì il tram, ma anche utilizzarlo per il centro di smistamento del bike sharing, e quindi destinarlo a fulcro della mobilità sostenibile.
Ripeto, in questo momento sono stati fatti, mi sembra, 6 tentativi, ma la sovrintendenza non ha mai concesso l'abbattimento. Quindi okay. Il comune, anche volendolo, non può toccarlo allo stato attuale delle cose. Arrivo subito da Clout, perché però nel frattempo vedo pronto Gianluca Paladin, che questa mattina si trova, se non sbaglio, in Largo Pestalozzi. Gianluca, buongiorno, cosa ci racconti? Così mi racconta anche... Eccoci, buongiorno ai tuoi ospiti, buongiorno a te Bernardo, buongiorno ai telespettatori. Siamo in Largo Pestalozzi, alle mie spalle la scuola Bergamas, dove siamo qui in realtà con Roberta D'Ambrosi, che è del comitato dei genitori della Bergamas. Innanzitutto, buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, siamo qui per parlare della problematica che c'è per via dei contagi che sono in risalita tra i giovanissimi e l'ipotesi velata, no, di poter chiudere le scuole anche medie e elementari. Qualora questa cosa diventasse realtà, sarebbe un problema? Sarebbe un grosso problema, perché i bambini sotto i 14 anni non possono essere lasciati soli, altrimenti si rischia anche una denuncia. Quindi è veramente un grosso problema. Significa mandare i bambini a casa dei nonni, che sono quelli che stiamo tutelando da un anno. E quindi è un grosso problema per chi lavora, ma anche per chi sta a casa, perché comunque la vita è organizzata in un'altra maniera. È un grosso problema anche perché per molte scuole non c'è nessun motivo la proroga al 30 giugno. Il nostro comprensivo, ad esempio, e la gran parte delle classi ha proseguito regolarmente le lezioni. Ci sono stati alcuni casi di positività con un riscontro eccezionale, perché è risultato che la scuola è un posto sicuro e nessun altro si è contagiato in classe in presenza di un positivo, quindi al massimo sono stati fatti 10 giorni di quarantena e quindi 10 giorni persi, ma veramente il programma sta proseguendo per tutti regolarmente, almeno nel nostro comprensivo. Ecco, praticamente la situazione sarebbe che qualora i ragazzi piccoli, intendo, dovessero rimanere a casa, si porrebbe anche il problema dei genitori che magari non sono in quel momento in smart working, ma anche se lo fossero sarebbe un disagio, no? Certo, perché chi è in smart working non è che non sta lavorando. Infatti. Chi è in smart working deve fare comunque le sue cose e dovrebbe comunque stare, come siamo stati anche a maggio ad esempio, in smart working con vicino un bambino che segue magari la didattica a distanza, se viene fatta la didattica a distanza, oppure deve comunque seguirli nei compiti, seguirli e anche solo seguirli nel fatto della vita quotidiana di stare a casa 24/24. È veramente, diventa impegnativo anche per chi è in smart working. No, pensiamo a chi invece sta lavorando e si sta prodigando per mandare avanti anche la propria attività e deve anche pensare dove metto i bambini. Per di più nel nostro comprensivo ci sono tante persone straniere che lavorano e che non hanno parenti qui, e quindi anche quello è da calcolare. Ci sono tante persone straniere, tante persone che arrivano da altre regioni d'Italia, tanti che lavorano al Burlo e che non sono triestini e non hanno parenti qui, e quelli veramente hanno la difficoltà di dove lasciare i bambini. Noi deduciamo che lei ha sicuramente un figlio che va alla Bergamas, giusto? Io ho due figli, uno alla media Bergamas, alla secondaria Bergamas, e un bambino alla primaria Slata, quindi due. In quelle scuole come procede la situazione, anche con rischio contagio? È tutto sotto controllo in questo momento? Il mio grande non ha perso un giorno di scuola e neanche il mio piccolo, quindi la situazione è proprio sotto controllo e il preside è stato eccezionale nell'applicare tutte le possibili problematiche che erano nate e tutte le norme date dallo Stato fin dai primi giorni. La nostra scuola è una scuola sicura, noi non possiamo dire altro, ma anche avendo proprio a mano i dati dei contagi, perché sì, ci sono stati dei casi di positività. Giusto l'altro venerdì una sezione Bergamo si è andata a fare il tampone per un ragazzino positivo con contagio familiare, tutti negativi, quindi è chiaro, la scuola è sicura.
Tra l'altro qui, Bernardo, come ben sai, c'è anche un altro tema, no, in questa zona. Questo è largo Pestalozzi, dove hanno avanzato i cittadini anche, e tramite anche la quinta circoscrizione, un problema di viabilità, diciamo. E possiamo anche parlarne con la nostra ospite, visto che era stata proposta una rotonda per far scorrere meglio il traffico. Ecco, anche perché passano bambini, no? Quindi noi, per esempio, siamo su un passaggio pedonale in questo momento, che è un po' pericoloso. Noi siamo sul passaggio pedonale più pericoloso della zona, perché chi arriva da Via dell'Istria, dal Burlo, non ha visibilità di queste strisce. Anche il nonno Paletta la mattina, povero, rischia ogni mattina di poter essere investito. Sono molto lunghe, sono molto ampie, troppo ampie per poter essere attraversate da bambini. E sono veramente pericolose. Poi comunque qui c'è tanto traffico, ma veramente tanto. Sì, lì c'è un traffico e molte volte le persone corrono, perché essendo che c'è tutto un rettilineo da Valmaura in qua, le persone corrono, ed gli attraversamenti qui sono pericolosi, veramente, nonostante in zona non ci sia solo il comprensivo Bergamas con le sue tre scuole, ma ci sono anche l'ENAIP, il CHOFS e due scuole materne, una privata dell'OMA e la scuola Stella Marina. Quindi è una zona di scuole che deve essere tutelata. Ecco, un'ultimissima battuta prima di salutare Roberta D'Ambrosi, tornando al discorso scuole, no? Il rischio di una possibile chiusura scontenta molti, quindi cosa diciamo magari a quelli che pensano che sia un veicolo di contagio andare a scuola, perché magari il bambino, anche con la variante inglese che adesso sembra più aggressiva, magari poi va a contagiare il nonno o il genitore? Ma la scuola è tranquilla, i bambini entrano a scuola scaglionati, almeno qui da noi, con scaglioni di ogni quarto d'ora entra alcune classi, con entrate differenziate. La Slata ad esempio ha 4 entrate per 5 classi, prima, seconda, terza, quarta, quinta. La Bergamas ad esempio ha anche 4 o 5 entrate diversificate. Entrano e vanno direttamente nella loro classe, sanificano le mani tutti ogni momento in cui escono e rientrano, hanno tutti la mascherina, i banchi sono distanziati. Io penso veramente che, ripeto, le analisi e le cose ci hanno dato ragione al nostro preside, che ha agito così fin dal primo giorno di scuola. Se tutto viene fatto con coscienza, tutto funziona. Ringraziamo Roberta D'Ambrosi per essere stata con noi, grazie, e niente, insomma, speriamo che a scuola tutto vada per il meglio. Speriamo, sta andando per me bene, ma deve sempre andare avanti così. Speriamo di finirla noi il 7 giugno. Bernardo, ti restituisco la linea, noi siamo a Cavalletto, sì. Quindi adesso ci sposteremo, ma perfetto, giusto di qualche metro, anche per chiedere ai residenti della zona sulla rotonda di Largo Pestalozzi, ma ti restituisco momentaneamente la linea. Sì, anche perché andiamo a fare un commento veloce con i nostri ospiti, anzi no, prima abbiamo l'Anella, la scuola alle spalle è la Slata, per, se non sbaglio, l'Istituto Comprensivo Bergamas, comunque sia. Anella, buongiorno. Grazie, no, davvero. Queste sono proprio pericolose, siamo proprio... E come va? Bene, lei? Sì, sono qua, ho dovuto mettermi in auto adesso in questo momento perché stavo scaricando la batteria, ascoltando questa mamma preoccupata con i fiori, sì. Anche me, quando che avevo i fiori picci, ero preoccupata, tanto come che ho finito l'allattamento di Walter, che aveva 22 anni, ho detto cosa farà sto ragazzo adesso, insomma, questo e quell'altro, mi sono fatta tante domande. Come oggi vedo una bellissima giornata, si inizia marzo col sole. Sì. Sì, andiamo verso la primavera con il sole, come che l'ha visto qua, non si è pesti, quasi proprio germogli. Ah, ma sì, si sta dedicando anche un po' di abbronzatura, no, immagino, adesso. Ma insomma, adesso, l'altro giorno, come che, non so se l'ha visto, l'altro giorno sono andato dal pedocin, perché sono andato e ho cominciato a prenotare, mettere giù il mio sugamano leopardato e tutte quante le robe, insomma, preparato queste robe qua. Irrinunciabile. Com'è il meteo, quindi? Sole, ci aspettiamo per domani qualcosa? Sì, sole, anche domani sole, ancora un paio di giorni sole, dopo disastri. Disastri, addirittura? A un certo punto disastri, sì, allagamenti, neve, di tutto. No, stavo esagerando, ma se bello, però fare un po' di sensazionalismo televisivo è sempre bello. Beh, chiaro, in TV. Senta, vuole salutare i nostri ospiti?
Sì, chi c'è? Alessandro Claut, candidato sindaco per Trieste. Buongiorno, Europea. Con la... Ma meraviglioso, non sarebbe meraviglioso avere un sindaco Santa Claut? Sarebbe una roba di una bellezza. Sì. Pieno di doni per la città. E accanto a lui c'è Michele Sacellini della lista civica Futura, quella che candida Franco Bandelli. Ma Futura di Bandelli, del ragazzo giovane, il Muglion? Sì. Mamma mia, presto arriva Macete, ancora non vi dico niente, ma se no delle robe veramente pisarsi le rida. Vabbè. Boh, comunque, queste robe qua, saluto i due ospiti, che sono una roba molto bella, salutare gli ospiti. Allora, mi voglio dire che tra le cose, in famiglia abbiamo già avuto dei personaggi importanti, perché mio papà era ingegnere. Ah. Era ingegnere dell'aeronautica, era ingegnere della prima, dopo si diventa un povero mona, però prima era ingegnere dell'aeronautica. E aveva, lui si inventava delle robe, che aveva inventato delle robe meravigliose, fantastiche, tanto che se aveva inventato quella roba, se aveva inventato lui quella roba del sedile eiaculabile che ti buttava per aria. Sì, sì, ok, vabbè, d'accordo. Che ti buttava per aria. Okay. Solo che se aveva inventato il sedile eiaculabile, non se aveva inventato il tettuccio apribile, se aveva tirato tante di quelle testate che si diventa mona, povero. Vabbè. Comunque, insomma, Migo ha un sacco di invenzioni sue a casa. Se dopo uno dei sindaci candidati che ha bisogno di qualche cosa di nuovo, insomma, fermo. Tipo noi che avevamo questa idea, che avevamo l'idea di fare, come si chiama, quella lovovia che voleva fare? Quella del sindaco. Si ricorda l'ovovia? Chi parlava? Ecco, noi fermo una specie di ovovia solo per andare in Susa con la fionda. Una roba che si zucchi in drio, ti sei butti verso l'alto, dopo che te arrivi. Ho capito. Te usi un bagno chimico dell'Ita e spurghi, te lo tacchi, ti se metti la cintura e te molla su, pom, con sto fiondone. Una roba meravigliosa. Sembra più un'attrazione di Gardaland che dopo non si sa che fine fa. Vabbè, comunque, è una vabbè, bella però, idea. Insomma, con la sabbietta da una parte, quelle e quelle altre, un poco gatta le alfai. Certo, sono, certo, no? certo. Nella, grazie, ci sentiamo domani. A domani, grazie. Buona giornata. Ciao, grazie. Allora, è Claut su Tripkovic e anche a sto punto didattica a distanza, perché poi Sacellini voleva aggiungere qualcosa. Tanto su Santa Claut sono d'accordo e comunque continuando con la battuta, se io di voi si diventare sindaco, saremmo finalmente una città clautonoma. Vabbè, la battuta ci spreca stamattina. Tripkovic. Allora, Tripkovic, noi prevediamo di far tornare un centro culturale per i giovani con sala concerti. Lì possono stare intorno a 1000 persone, poi chiaramente non sappiamo ancora il futuro, come sarà, se continuerà ancora questa pandemia, però tendenzialmente il progetto è questo. Quindi fare un progetto dove i giovani possono suonare, possono fare i concerti e fare iniziative all'interno di quella sala. Per quanto riguarda la didattica a distanza, lì purtroppo devo dire che poco, un candidato sindaco no, certo, può fare poco. Sì. È più una questione di opinione, no? La mia opinione è che bisogna cercare, di trovare un punto d'equilibrio, come stanno cercando di fare i governi e le regioni, perché è vero sì che magari in questo momento la situazione è tranquilla e quindi si può continuare a far andare i ragazzi a scuola, però non sappiamo, basta soltanto che uno sia positivo e infetta tutta la scuola magari dopo, per cui bisogna trovare un punto. Lì veramente devo dire, al di là del discorso politico, io quando si parla di tutto quello che riguarda il coronavirus sto ad ascoltare e lascio che siano i tecnici e gli esperti a parlare. Mi meraviglia e mi dà un po' anche fastidio vedere che gli esperti, i cosiddetti esperti, sono peggio dei politici più faziosi che ci sono. Leggo. Perché certe considerazioni che vedo da parte di alcuni cosiddetti esperti o esperti mi fa pensare che forse i politici siano veramente quelli che sono meno,
meno faziosi di altri. Leggo una mail che ci allaccia poi al pensiero che ci darà fra poco Sacellini. Buongiorno gentilissimi, condivido con il genitore intervistato davanti alla scuola. Sono genitore di un figlio che frequenta un altro istituto comprensivo della città. Da settembre ha sempre frequentato, massimo controllo delle istituzioni scolastiche, utilizzando 6 ingressi del plesso, distanziamenti, mascherine, gel, eccetera. Mi sento di fare un plauso ai dirigenti, ai docenti e a tutto il personale ATA di tutte le scuole. Grazie, cordialità, ci scrive Franca. Lei cosa ne pensa? Guardi, io sono in piena sintonia con questi genitori. Io ho un figlio che va in seconda elementare e devo dire la verità, ho visto le maestre, i presidi assolutamente organizzati per poter garantire la scuola. Mio figlio ha sempre potuto andare a scuola, non ci sono stati problemi. E alle elementari. Vorrei ricordare però una cosa, la scuola non è solo apprendere nozioni, è fatta anche di relazioni. Mi rivolgo soprattutto agli studenti magari un po' più grandi, delle superiori, così. La scuola è, oltre al nozionismo, anche fatta di relazioni empatiche, relazioni gerarchiche. È un valore al quale non possiamo rinunciare. Dobbiamo impegnarci, destinare risorse e fare in modo che la scuola possa essere fatta nella percentuale maggiore possibile in presenza. Esprimo anche una mia perplessità. Si è parlato di scuola o DAD al 50%. Se voi andate a vedere, è vero che a scuola, parliamo delle superiori, c'è il 50% degli studenti. Questo ha fatto sì che i trasporti pubblici venissero dimezzati e via dicendo. Ma le classi sono complete, cioè non è una classe, non va al 50% a scuola, va una classe sì, una no. Questo vuol dire che quando l'alunno è in classe, è nella classe completa. Allora forse si potrebbero destinare delle risorse in infrastrutture, telecamere, per poter fare una didattica al 50%, ma al 50% in classe, non nella scuola. Questa è una mia perplessità, non dipende dal comune, ma se dobbiamo fare uno sforzo per garantire la didattica, facciamolo in questa direzione. Ok, allora andiamo a sentire una telefonata, poi vi chiederò, riprendendo una mail precedente, cosa salvate della giunta di piazza arrivati quasi a fine mandato. Sentiamo intanto la telefonata, buongiorno. Pronto? C'è nessuno in linea, buongiorno? Niente, non riusciamo a collegarci, ci sarà qualche problema, probabilmente lo stesso telespettatore che chiama da un po'. Claud, cosa salva dei 5 anni di piazza arrivati quasi al termine? Io direi che questa giunta, questi ultimi anni sono stati degli anni dove di piazza è stato più l'allenatore, è stato meno protagonista, è stato più allenatore dei suoi assessori, quindi ha dato più spazio ai suoi assessori e lì si è visto proprio la mancanza di qualcuno che sia a livello di piazza, nel senso che non solo dal punto di vista comunicativo ma anche dal punto di vista dell'organizzazione va dato atto che di piazza è sempre stato un ottimo organizzatore, quindi diciamo che quest'ultima giunta, questi ultimi 5 anni, salvo il fatto che ha capito, cioè ha saputo fare un passo indietro e ha saputo dare visibilità e spazio ai suoi assessori e in più alcune iniziative come ad esempio l'Ovovia o altre cose che sono tutte cose che sembrano estemporanee e lui le fa vedere un po' estemporanee. Però sono delle cose che all'interno di un progetto di integrazione, di mobilità integrata e soprattutto in prospettiva di una città capitale europea, come noi abbiamo l'ambizione di voler far diventare Trieste, può andare bene, va bene. Quindi diciamo che il voto che gli do è un 7-. Ok, Sacellini? Io purtroppo devo dire la verità, degli ultimi 5 anni di piazza salvo il ricordo dei primi 10, nel senso che giudico di piazza nel complesso un buon sindaco, è stato un buon sindaco nei primi 10 anni, purtroppo
nell'ultimo mandato, sinceramente, è stato non tanto debole lui, purtroppo ha avuto una squadra debole dal mio punto di vista, pertanto in questa situazione ha fatto oggettivamente difficoltà a portare avanti una visione strategica di Trieste. Ripeto, io personalmente considero molto positivamente, prima di lui anche il mandato Illy, poi Di Piazza, in realtà negli ultimi 10 anni... Quindi comprendendo anche Cosolini. Comprendiamo anche assolutamente Cosolini, ognuno per i suoi motivi, patto di stabilità, insomma, non ho visto, salvo qualche acuto di qualche singolo politico, insomma così, non ho visto una programmazione di una città volta al futuro. Okay. Mi auguro possa cambiare questo atteggiamento. Sentiamo una telefonata, buongiorno. Sono Golotta Sanatino, buongiorno ai due ospiti. Buongiorno, ecco, prego. Io volevo rilacciarmi anche al discorso che ha fatto ieri il signor Sarfoglia, che è un assiduo, diciamo, osservatore della nostra città, dove sì, effettivamente ha notato anche lui, come noi, tante persone, il declino di Trieste. Mm. Il declino di Trieste, nonostante che Trieste abbia il 5% in più della media nazionale di persone, di studenti che si laureano, e purtroppo la parte della bilancia negativa è quella del 24% delle chiusure dei vari centri commerciali. Non abbiamo una prospettiva industriale per la città di Trieste. Abbiamo visto che la parte turistica di Trieste porta senz'altro del beneficio per certi ristoratori, per certi alberghi, una cosa e l'altra, però Trieste purtroppo è una città che in 2-3 giorni massimo la vedi. Perciò non si può fondare l'economia della città su un'economia così, diciamo, breve e veloce. Ecco, e Di Piazza, secondo me, per l'amor del cielo, anche se il signor Luca scrive sempre che lo voglio rifare, dico, i primi 10 anni ha vissuto sui lavori che aveva prestabilito già Illy, perché le marina, diciamo, le superstrada e altri lavori, se li ha trovati già pronti e lui ha soltanto eseguito e tagliato i nastri. Ecco, per quanto riguarda l'andamento della città, la vediamo. Prima eravate in Largo Pestalozzi, peccato che non ho potuto intervenire, perché il tuo collega faceva 20 metri e cominciava ad andare giù per via Molino Vento, vedrà che ci sono disastri, i marciapiedi sono disastrati. Per attraversare la strada, proprio là, che c'è l'asilo della scuola marina, poi abbiamo appunto la Bergamo, abbiamo le scuole elementari, e così in altre zone. Cioè, Trieste ormai non ha un futuro. Abbiamo un futuro perché? Perché Francesco Russo, dopo 70 anni, è arrivato di notte a far finalizzare il porto, perché se no avevamo anche quello. E le forze politiche che sostengono Di Piazza sono, diciamo, avevano anche i sottosegretari come Camber e altre persone, Antonione e così dicendo. Okay. Perciò, senza denigrare Roberto Di Piazza, che è una persona squisita, simpatica, allegra, viva là il Pobon, però insomma non si vive e viva là il Pobon. Grazie per la sua opinione, per il commento che ha portato nei confronti del sindaco e del momento attuale. Dunque, per fortuna i candidati sindaco dei due ospiti non hanno grandi possibilità di diventarlo. Bandelli è il nuovo che avanza, il secondo vuole tenere sulla stazione delle autocorriere un rudere che nasconde le entrate del porto e preferisce i pesci in scatola o in pescherie piuttosto che nell'acquario, scrive Pietro. Vabbè, poi ovviamente a persona che si espone ne deriva un commento. Dobbiamo chiudere, prossimo appuntamento di Futura domani in Porto Vecchio. Domani in Porto Vecchio parleremo della terapeutica. In particolare. E dell'area, immagino, dell'area, un accenno. Sì, prossimo appuntamento di Trieste Europea? No, nei prossimi giorni presenteremo un altro punto fondamentale del nostro programma elettorale, che è questo di quello di Trieste, città vivibile e accogliente, quindi far entrare Trieste nell'agenda 2030 dell'ONU, con tutto ciò che ne consegue, come anche finanziamenti e progetti. Leggo un'ultima mail, mi pare che ci sono troppi che vorrebbero trasformarci in una specie di riserva indiana. Il cicloturismo è la migliore risposta di sviluppo economico del settore turistico, anche in senso di rispetto ambientale. Certo, ci vuole fantasia e innovazione e darsi da fare senza aspettare la pappa in bocca, un po' quanto si diceva prima, che può essere una risorsa in più per valorizzare il Carso e anche per
avere un contatto stretto con la natura e saperla anche ovviamente rispettare, perché poi se no altrimenti si cade in un danno più che un beneficio. Grazie Alessandro Claudio, grazie. Candidato di sindaco per Trieste Europea, grazie Michele Sacellini, grazie. Segretario della lista civica Futura, buona giornata a entrambi. Grazie. Ci fermiamo per la pubblicità, ritorniamo tra poco, vi ricordo 9:15 collegamento con City Sport, 9:30 con Il Piccolo, saremo ancora con Gianluca Paladin con i collegamenti esterni della città, tra poco. Di nuovo in diretta con Sveglia Trieste per collegarci subito con Gianluca Paladin che si trova con il collegamento esterno in città. Gianluca, di nuovo buongiorno. Sì, buongiorno Bernardo, un buongiorno di nuovo ai telespettatori. Siamo con Maurizio Ciani, Fratelli d'Italia, primo firmatario per la rotonda, no? Di Largo Pestalozzi, di cui parlavamo prima. Allora, intanto buongiorno, grazie per essere con noi. Abbiamo sondato il terreno, no? E abbiamo sentito i pareri dei commercianti e dei tassisti anche. Infatti anche i telespettatori stasera nel servizio di Tele4 vedranno quello che noi abbiamo registrato poco fa prima di tornare in onda. Alcuni sono contenti della possibilità di una rotonda, i commercianti invece sono un po' più preoccupati per via della possibile mancanza di parcheggi e lavoro. Buongiorno a tutti, mi fa piacere innanzitutto di questo lavoro che avete fatto, perché per me è importante non sentire solamente le voci di chi è favorevole a questa proposta di cui ero stato primo firmatario insieme al gruppo di Fratelli d'Italia, ma soprattutto chi invece la pensa in modo diverso, perché poi magari si vede di venire incontro insomma alle varie esigenze, quindi sarà importante per me sentire il servizio, poi le registrazioni questa sera, e aggiungo che penso io che talvolta magari un cambiamento di una certa abitudine porti a una certa, diciamo, così, un certo spavento così, diciamo, di vedere questa viabilità modificata. Poi magari spesso è lunga, invece si tende a concordare. Ad ogni modo vedrò di sentire Gianluca, andiamo le verso obiezioni, la rotonda così nel vediamo frattempo. Magari di cioè, venire incontro a tutte le richieste. Quella che sarà la rotonda, che potrebbe essere la rotonda, se noi dovessimo inquadrarla, in che zona sarebbe? Esattamente qui, no? Davanti alle strisce pedonali. Ecco, queste non voglio portare via il lavoro ai tecnici, nel senso noi abbiamo fatto la proposta di realizzare una rotonda, sì, fondamentalmente presumo che sarebbe abbastanza al centro dell'incrocio, dove adesso si trovano praticamente i segnali di dare la precedenza, per dire così, abbastanza centrale. E una rotonda simile che mi viene in mente, che ha anche delle strisce pedonali adiacenti, è quella di Largo Giardino, verso quindi via Giulia, quella così un facsimile che mi potrei vedere anche realizzato qua, no? Quindi rotonda e nelle immediate vicinanze magari con l'isola pedonale anche, quindi secondo me lo spazio è sufficiente, poi chiaramente i tecnici diranno le loro. Poi anche da un punto di vista della viabilità, no? Si parlava anche, ma sono solo ipotesi per ora, della possibilità di fare un tratto magari, come dire, come si dice, a senso unico. Sì, bisognerebbe vedere, nel senso non so di che tratto si parlava nello specifico. Oggi sono venuto qua, tra l'altro, a fare sopralluogo con la vicepresidente del Comitato Genitori della Bergamas, perché proprio grazie a Tele4 siamo venuti in contatto, perché è stato postato su Facebook il servizio. Io ho visto la gente che commentava, comunque ho cercato di rispondere a tutti, perché ci tenevo, essendo una nostra proposta, ci tenevo a dare riscontro a tutti, anche magari esponendomi a critiche, però insomma fa parte tra virgolette del gioco, e mi ha proposto delle modifiche della via Gavardo, che è molto critica, che viene in salita, quindi mi è stata fatta una proposta magari di invertire Gianluca un senso di marcia nel primo tratto di via Gavardo e far salire le macchine magari più diciamo nei pressi della stazione dei carabinieri. No? Quindi adesso sto valutando magari fare una mozione, e come sempre l'ultima parola però ai tecnici del comune, perché bisogna rispettare i ruoli, loro sanno cosa è meglio, cosa è peggio fare, insomma. Certamente. Allora, mi chiamava Bernardo, sentiamo se anche lui ha una domanda. Allora, magari dallo studio. Bernardo, un telespettatore poco fa ha telefonato e ha segnalato che nella vostra vicina via Molino a Vento, andando credo in discesa
c'è una situazione di marciapiede, sì, in particolare, o manto stradale che sia, dissestato e in pessime condizioni. Se volete fare due passi, so che è ventosa quella zona, forse una delle più ventose della città, ma facciamo due passi in mulino a vento, passi, sì, scendiamo. Possiamo vedere anche una situazione diversa da quella della rotonda, che è comunque importante per quella che potrà essere la futura realizzazione, e chiedi casomai al tuo ospite, a Maurizio Ciani, se, certo, segnalazioni come quelle di via Molina Vente ne sono arrivate in circoscrizione. Adesso glielo chiedo. Allora, Ciani, segnalazioni che arrivano per quanto riguarda in via Mulino a Vento. Salve, salve signora, il Mulino a Vento, ci sono i marciapiedi dissestati piuttosto che rovinati. Anche lei ha già ricevuto segnalazioni di questo tipo? Ma ecco, sui marciapiedi ricevo parecchie segnalazioni, a dire il vero. Purtroppo si deteriorano e questo è un problema, diciamo, tra virgolette fisiologico del manto. Quindi bisogna stare attenti a dare la giusta priorità alle cose. Quindi sono assolutamente d'accordo che sia un tema sensibile. Bisogna stare molto attenti alla sicurezza dei pedoni, quindi non al fatto di vederlo magari, diciamo così, poco uniforme, con qualche crepa, però dove ci sono buchi, diciamo, importanti, e bisogna sicuramente intervenire. Quindi se arrivano segnalazioni, io ricordo sempre comunque che i cittadini possono anche scrivere a quinta circoscrizione chiocciolacomune.trieste.it, o comunque trovano facilmente su Google tutti i dettagli. E poi il nostro presidente Dubs, insomma, è sempre molto attento a tutte le segnalazioni. Gianluca, quindi, quelle scritte sui muri io ci là tengo proprio a valorizzare le circoscrizioni. Questo è un tema, secondo me, molto circoscrizionale prima che comunale. E quindi se arrivano le segnalazioni, dopo magari facciamo i sopralluoghi come oggi, infatti sono venuto a fare un sopralluogo, e così verifichiamo le cose e dopo cerchiamo di intervenire. Ecco, ecco, poi mi chiedeva Bernardo, visto che siamo capitati proprio in questa zona, le scritte, no, sui muri che qui ci sono, c'è qualcuno che ha fatto lamentele piuttosto che altro dello stato anche dei muri? Sindaco di Piazza, anche con qualche critica, era intervenuto in modo pesante sul tema Reiter con stazioni esemplari. Qualcuno fortunatamente è già stato preso, quindi magari passerà la voglia. Effettivamente ancora la situazione, vedendo i muri delle case, non è ottimale, tutt'altro che ottimale. Io spero comunque sempre che vengano presi questi, diciamo, che alla fine sono dei vandali, perché non è che fanno murales, graffiti, insomma, belli, no? Anche se non fosse legittimo, almeno un disegno bello sarebbe tutt'altro che avere una scritta a caso, insomma. Quindi sicuramente si può fare di più e, insomma, faremo il possibile. Le relazioni che se vengono raccolte, insomma, le accogliete, ecco. Sì, assolutamente sì. Poi magari muri delle case non è che possa intervenire direttamente il comune, no? Poi presumo che sia un discorso più privato rispetto a un muro di un edificio pubblico. Grazie a Maurizio Ciani per essere stato con noi e anche, insomma, per averci spiegato un po' come sta proseguendo la situazione. Grazie a voi, buona giornata a tutti. Bernardo, ti restituisco la linea. Ho ricevuto anche la segnalazione dall'assessore Elisa Lodi da poco fa, che sono partiti i lavori in Campo Cologna per il tram, quindi noi ora ci sposteremo là. Abbiamo una notizia, allora, speriamo che sia positiva. Gianluca, ci sentiamo fra poco, quando avrai di nuovo il collegamento dalla tua prossima postazione. Va bene, a dopo. Grazie nuovamente a Gianluca Paladin, che si trovava in zona San Giacomo, Largo Pestalozzi, via Molino Vento. Segnalateci le vostre, ciò che secondo voi nelle zone dove noi capitiamo al mattino, segnalateci ciò che non va, ciò che va anche, perché poi è bello sapere che se c'è qualcosa di realizzato che è utile alla collettività e porta dei benefici, è giusto rimarcarlo, sottolinearlo, anche per poi per renderlo pubblico a chi magari non conosce un giardino, un gioco per i bambini, un servizio, una fontanella, e va a scoprire che può essere utile anche nelle proprie camminate, passeggiate, eccetera. Nel frattempo noi ci ricollegheremo tra poco, dopo la pubblicità delle 9:15, con, in questo caso però, con Roberto Rizzio, giornalista di City Sport, per l'approfondimento sportivo del lunedì. Approfittiamo però per rivedere le notizie principali del quotidiano Il Piccolo, ma anche di altre testate. Il Piccolo oggi apre con i contagi che sono in rialzo, la regione verso nuove restrizioni, 1000 casi in più in 7 giorni, Udine la più colpita, ipotizzato il passaggio in zona
zona arancione, un passaggio in zona arancione che, secondo le ipotesi che poi però chiederemo alle 13 quando saremo collegati con il Presidente delle Regioni Massimiliano Federica, quindi già vi anticipo un nostro appuntamento più tardi, chiederemo se c'è questa opzione, più che altro c'è, per esserci c'è, quanto è avanzata l'idea di poter istituire nella provincia di Udine o comunque in un'area identificata, che può essere anche un'altra per l'amor del cielo, se c'è una possibilità concreta di istituire una zona, diciamo, più severa rispetto all'area gialla in cui si trova l'intero Friuli Venezia Giulia. Abbiamo visto come in Italia ci sono situazioni di comuni o frazioni o province dove è stata istituita una colorazione diversa da quella poi invece che afferisce alla regione di appartenenza, proprio per calmierare i casi che sono aumentati in maniera sproporzionale rispetto all'andamento della regione stessa. Questo lo capiremo più tardi alle 13 con il presidente Federica, che sarà collegato con noi. Chi sono i triestini di oggi? Scrive Roberta Gianni nelle iniziative del quotidiano locale, le approfondiremo dopo alle 9.30 con Giovanni Tomasin del Piccolo. La cronaca con le palestre comunali: la Tergestina lascia la gestione degli affitti, che quindi vanno poi, possiamo dire, per intero al comune, e dopo 6 anni di lavori riapre al culto la cappella di Cavana, fra le notizie della cronaca di Trieste. Abbiamo il tempo velocemente per una telefonata, buongiorno. Buongiorno, signor Palladini. Gulotta, prego. Ah, Gulotta, scusi. Non si vi preoccupi, ci dica. Volevo sapere una cosa, se mi può aiutare. Sì. Io devo andare in Croazia. Sì. Che ho una credita lì e devo andare a pagare le bollette perché è 3 mesi che non posso andare. Devo fare il tampone o... Se non sbaglio sì, adesso però vado a rivedermi le regole di ingresso nei paesi, anche i criteri che permettono l'accesso, se lei ha una casa credo che può farlo, rimanga con noi, dopo la pubblicità le darò tutti i dettagli, ora mi devo fermare gioco forza per la pausa e le dirò quali sono i criteri per l'accesso negli altri paesi, se c'è bisogno di tampone o no. La saluto, la ringrazio, pubblicità, ci vediamo tra poco. Di nuovo in diretta con Sveglia Trieste, tra un attimo ci collegheremo con, eccolo qua, lo vedo pronto, Roberto Rizzio di City Sport, a cui do intanto il buongiorno e benvenuto. Ciao Bernardo, buongiorno a tutti. Un secondo solo che rispondo alla signora che ha chiamato un attimo fa per l'ingresso in Croazia. Le persone, leggo dal sito dell'emergenza Covid del Ministero, in questo caso il Ministero italiano, che però dà conto dell'ambasciata di Zagabria, quindi il Ministero degli Esteri, per quanto riguarda alla situazione croata, le persone provenienti direttamente dai paesi e o le regioni dell'Unione Europea, paesi o regioni dell'area Schengen e paesi associati all'area Schengen che sono elencati nella lista verde del Centro Europeo per il Controllo e la Prevenzione possono liberamente entrare in Croazia, però come vediamo proprio dal sito stesso l'Italia non è assolutamente in questa lista verde. Al valico di frontiera viene chiesto solo se si soggiorna, eccetera. Per tutti quelli invece associati sempre dell'area Schengen, nei paesi non compresi nel punto 1, possono entrare in Croazia presentando l'esito negativo al tampone Covid effettuato tramite il metodo del PCR nelle ultime 48 ore oppure effettuando il tampone all'arrivo in Croazia. Quindi la signora deve andare in Croazia per motivi però che sono quelli consentiti, allora dovrà presentare un tampone, come leggo dal sito del Ministero degli Esteri, però è molto lunga e ci sono diverse eccezioni, quindi invito la signora ad andare a vedere sul sito del Ministero degli Esteri la voce Croazia e ha tutto l'elenco delle possibilità. Roberto Rizzio di City Sport, di nuovo collegato con te, buongiorno, andiamo a vedere la prima pagina del vostro giornale che apre con il calcio, punto debole, immagino che, il gioco di parole presto fatto, un punto soltanto dopo il pareggio di 2-2, debole perché? È debole perché questa Triestina ne ha di tutti i deboli, il primo fra tutti e questa così vulnerabilità che l'ha portata a subire 6 gol nelle ultime 3 partite. È chiaro che poi, sai, è vero che poi sono arrivati anche
una vittoria e due pareggi da queste partite, però è chiaro, altrettanto chiaro, che diventa difficile vincere, quindi recuperare punti e posizioni in classifica, subendo tanti gol, tanto più andando sempre sotto nel punteggio. E poi c'è il punto debole anche, ormai definiamolo storico, della difficoltà con le squadre sulla carta meno forti o comunque da classifica meno quotate, perché l'ho anche scritto, insomma, avere perso 4 punti contro l'ultima in classifica tra andata e ritorno è un po' la sintesi del campionato dell'Unione, quindi questo ovviamente è un problema e si riverbera poi nella classifica. Secondo te l'obiettivo della Triestina, al netto della quinta posizione in classifica provvisoria, perché ci sono squadre che devono ancora recuperare delle partite, quindi può essere che i punti in quella zona vadano a rimescolare l'ordine della classifica, l'obiettivo è rimanere in questo piano alto per i playoff o si punta ancora al primo posto? Chiacchiere, diciamo, fra me e te, un po' da bar, ecco. Allora, il primo posto la vedo veramente dura, perché in questo momento hai 11 punti di ritardo dal Padova, ma bisogna tener conto che il Perugia potenzialmente ha 14 punti di vantaggio sulla Triestina, perché ha 2 partite da recuperare e ha 3 punti dal primo posto. Quindi pensare ancora al primo posto la vedo veramente molto dura, sia per questi tentennamenti che ha la Triestina, appunto, dovrebbe fare veramente un filotto incredibile di vittorie, ma anche perché effettivamente, secondo me, soprattutto Padova è difficile che abbiano un crollo così incredibile. Più verosimilmente si può sperare che il Modena magari ceda qualcosina, forse, ma in misura minore, anche sul Tirol, però sì, io credo che il quarto posto potrebbe anche essere come dire, raggiungibile, però appunto bisogna avere un rendimento senza troppi intoppi come invece la Triestina dimostra di avere. È chiaro che poi arrivare quinti non è un grande risultato, nel senso che comunque parti dai playoff dall'inizio, non salti alcun turno, questo lo fai solo dal quarto posto in su, per cui riuscire magari a recuperare anche una posizione potrebbe avere un senso, potrebbe dare appunto un significato un po' diverso ai playoff, pur coscienti che i playoff sono un qualcosa di veramente difficile, soprattutto con un posto solo per la Serie B. Sicuro. Unione senza Verve, Allianz testa altrove, l'editoriale di Gabriele Lagonigro. L'Allianz che a Brindisi non ce l'ha fatta, a Brindisi è sempre il babau Giuliano, un altro KO contro l'Epicasa, che aveva incontrato anche nel turno delle Final Eight, unico turno, perché poi avendo perso si è lasciata la competizione. Com'è andata con il basket, quindi? È andata non benissimo, perché la sconfitta di per sé ci può pure stare, insomma, sappiamo il valore di Brindisi, sappiamo anche che Brindisi è appunto una bestia nera, non solo quest'anno ma anche negli anni passati, c'è sempre da piangere, però non è piaciuto l'approccio alla partita dell'Allianz, che ha giocato un primo quarto obiettivamente pessimo, soprattutto a livello difensivo, non sembrava proprio fuori dalla partita. Poi effettivamente la reazione c'è stata, si è andati anche all'ultimo minuto, diciamo, a tirare per il pareggio, però è chiaro che soprattutto contro squadre di una certa caratura come Brindisi, partire a handicap poi è un po' quello che dicevamo per la Triestina, anche se ovviamente il valore degli avversari era un po' diverso, però trovarsi a rincorrere, poi devi spendere energie fisiche, mentali, tutto quello che sappiamo, perché per andare a recuperare e non sempre va bene, questo è logico, per cui ci vuole un atteggiamento nel calcio per i 90 minuti, nel basket per i 40, che sia
costante e sul pezzo fin da subito. Completiamo la prima pagina con la pallamano, l'intervista alla presidente Orlic. Per poter ripartire c'è bisogno di tempo, fra le varie difficoltà legate allo sport anche locale. Poi la vela e Coppa America, Brezzi, Villi, Luna, Luna Rossa, Mon Amour, questo dicono i protagonisti. Giusto anche in questo caso un dettaglio. Beh, la pallamano è nuovamente alle prese con le difficoltà dei contagi da Covid, insomma un campionato molto molto frastagliato per i biancorossi, è chiaro che diventa tutto difficile anche commentare tecnicamente un campionato che si interrompe addirittura a più riprese per questo problema, e, insomma, speriamo che si ritorni presto a giocare e che poi si riesca a uscire definitivamente, a questo punto ormai per la prossima stagione pensare a fare le cose in maniera più normale possibile. Beh, per quanto riguarda Luna Rossa sappiamo, insomma, che c'è una componente triestina importante, li abbiamo visti, sentiti, e nell'intervista nello specifico c'è questo ragazzo che viene dal canottaggio e si è poi riciclato tra virgolette nella vela, e che vela, insomma, perché adesso si andrà a giocare nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, forse il trofeo più importante che ci sia in questo sport, quindi complimenti a lui, complimenti a tutta Luna Rossa, e speriamo che la finale sia all'altezza di quello che abbiamo visto finora. Chiudiamo, ma giusto proprio per commentare in maniera molto veramente da birra in mano, il turno di Serie A che ha visto il caffè corretto, diciamo. Commentiamo anche ieri: il Milan ha vinto sulla Roma, l'Inter ha vinto sul Genoa, la testa della classifica vede sempre sorridere Milano, prima i nerazzurri, poi i rossoneri, a ruota poi le altre squadre, la Juve, l'Atalanta e via discorrendo. Un campionato almeno che non vede il dominio unico di una squadra, come è stato nella Juve anche per merito, insomma, bisogna dirlo, negli ultimi anni, ma è aperto, è un campionato comunque aperto, arrivati già al girone di ritorno con pochi punti, di solito c'era già una distanza 5-6 punti che non ti faceva star tranquillissimo, però voleva dire qualcosa, adesso si parla di 1-2 punti. No, un campionato fin qui interessante sicuramente, con parecchie squadre che hanno fatto bene, in particolare il Milan ha un po' sparigliato le carte perché non lo si aspettava così in alto, oggi però credo che lo scatto che ha avuto l'Inter sia significativo, non ancora decisivo, ma insomma ha messo un piede sulla porta, no? Credo che l'Inter adesso vada considerata la favorita, la Juventus non è tagliata fuori nonostante i suoi così qualche tentennamento qua e là, il Milan, beh, tu sai, insomma, che io sono, diciamo, rossonero, quindi credo che la vittoria di ieri sia importante soprattutto in chiave Champions, insomma, io non ho mai creduto veramente al Milan come possibile campione d'Italia, però sta facendo una stagione sopra le aspettative, penso, e il risultato di ieri la rilancia fortemente per uno dei primi quattro posti, perché ha allontanato le due romane, perché ha vinto lo scontro diretto, perché la Lazio ha perso sabato, per cui è un risultato importante, vediamo, insomma, vediamo come andrà adesso, però io vedo l'Inter in questo momento favorita, non facile da raggiungere per tutti. Bene, dopo la guffata agli amici interisti, no, scherzo. Vabbè, se fosse per me l'Inter sarebbe altro che l'Arezzo. Va bene. Però cerco di essere, poi se questo andrà, se poi l'Inter non vincerà lo scudetto, prossimo anno faremo altri collegamenti. Va bene, va bene, li terremo a mente. Grazie Roberto Rizzio, giornalista di City Sport, buona giornata e buon lavoro.
Ciao, grazie a tutti, buona giornata. Grazie ancora, noi ci fermeremo tra poco per la pubblicità per andare poi a collegarci con il collega Giovanni Tomasin, giornalista del quotidiano locale Il Piccolo, per vedere i titoli della prima pagina e anche alcuni altri argomenti. Già lo vedo pronto in postazione. Ciao Giovanni, noi ci rivedremo tra poco. Ciao. Ci fermiamo brevemente per la pausa pubblicitaria, come detto poi vedremo la prima pagina del Piccolo e anche alcuni degli spunti interni al quotidiano locale. Quest'oggi breve pausa, ritorniamo tra poco e quindi fino alle 10 saremo in diretta con voi. A tra poco. Siamo in diretta con Sveglia Trieste, come anticipato siamo collegati con Giovanni Tomasin, giornalista del Piccolo, buongiorno, bentrovato. Buongiorno, buongiorno a voi. Dunque, partiamo dalla prima pagina del quotidiano. Questa mattina il titolo di apertura: contagi in rialzo, la regione verso nuove restrizioni, 1000 casi in più in 7 giorni, Udine la più colpita, ipotizzato il passaggio in zona arancione. Fedriga, siamo ancora lontani dal vincere il Covid. È proprio correlato a questo anche la fotografia del quotidiano: Barcola presa d'assalto nella domenica di sole, a cui poi si dedicano le pagine successive, la pagina 2 e la pagina 3, e si vede anche dalle foto le tante persone che hanno scelto la passeggiata, vuoi il sole, chiaramente la giornata domenicale, che sia al mare o che sia in montagna o che sia in città. Giovanni? Sì, abbiamo costruito le prime pagine del giornale un po' secondo questo principio, nel senso che ci ha colpito il contrasto fra la naturale voglia delle persone ieri, con questi primi accenni di primavera, di uscire e fare una passeggiata sui lungomare, Barcola da noi, Grado, nell'Isontino, Lignano per il Friuli, ma anche Sappada in montagna, migliaia di turisti, e al contempo la situazione sanitaria che resta preoccupante, perché appunto, no, oltre 1000 casi in più da una settimana all'altra, e la regione ne rileva circa 2 su 3 in provincia di Udine, che è il territorio al momento in regione più sofferente, su cui l'esecutivo sta pensando di applicare delle cose che sono già fatte altrove, no? Delle zone di colore più scuro limitate alle aree più problematiche. Sì, sì, si vede poi nella pagina successiva, come hai detto tu, le file delle auto in coda per andare a Grado, quindi anche chiaramente poi l'asse di viabilità che un po' ci ricorda l'estate per quelle che sono soprattutto le code nei weekend, e quindi esatto. Il titolo che poi c'è, apre oggi l'edizione, sale la curva dei contagi in arrivo, le nuove restrizioni, come dicevi giustamente tu, l'ipotesi di zone con una colorazione più severa in determinate aree, come già è stato disposto in giro per l'Italia. Aree geografiche e scuola, le ipotesi in campo su due capitoli chiave, quello della scuola è un altro tema molto importante. Sì, quello della scuola è un tema importante che è all'attenzione della regione, soprattutto appunto della sanità, perché oggettivamente il problema dei contagi viene definito importantissimo, no? Anche attraverso quest'ambito, per cui non sono escluse nuove chiusure. Passo alle pagine successive, anzi ritorno nella prima per poi rimando alle pagine interne. L'attualità, l'odissea delle donne senza lavoro a 50 anni, oggi si approfondisce all'interno del Piccolo anche questo riverbero del Covid e non solo. Sì, questo è un bel lavoro fatto dalla collega Lisa Coloni su l'effetto che ha avuto il Covid sul mercato del lavoro, soprattutto per quel che riguarda le donne over 50. Sappiamo che il 70% dei posti di lavoro persi a causa della pandemia sono lavoro femminile, e una fetta particolarmente a rischio, fragile di questi posti di lavoro è costituita da quella delle donne over 50. Coloni qui fa un'analisi del fenomeno generale e poi, forse la parte più interessante, dedica 4 interviste a donne del territorio che raccontano la loro esperienza, e si va dalla detta alla reception licenziata, alla titolare di un negozio di memorabilia turistici triestini, alle guide turistiche, e raccontano appunto come è cambiato il loro lavoro o anche come l'hanno perso in questo periodo.
Chiaramente, come dicevi tu prima, poi determinati settori hanno sofferto più di altri, perché la geografia anche del lavoro l'abbiamo conosciuta in questo periodo. Andiamo poi a un'altra notizia che voi avete giustamente riportato, quello del malore del sindaco di Zagabria. Sì, qui c'è un pezzo di Giantin dai Balcani, l'addio al sindaco Bandic, lui lo definisce l'araba fenice di Croazia. L'uomo dominava la vita politica, o comunque era un protagonista della vita politica della capitale croata da 20 anni, ha anche alcuni processi per corruzione a carico, un ex socialdemocratico che poi aveva iniziato a fare il tiratore libero. E all'improvviso, così, nella notte fra sabato e domenica, a 66 anni, è stato stroncato da un infarto. E raccontiamo un po' la sua parabola e appunto lo scomparire, la scomparsa improvvisa di questo nome importante della politica croata. Ecco, andiamo di nuovo all'interno della prima pagina, perché c'è una delle vostre iniziative con la firma di Roberta Gianni. Chi sono i triestini di oggi? È riportato nella pagina, diciamo come articolo di fondo di oggi, del Piccolo. Sì, è il fondo della nostra condirettrice Roberta Gianni che racconta così questa rubrica quotidiana che trovate da oggi in realtà nelle pagine dell'agenda e poi sui social del Piccolo, che riprende un po' una rubrica classica del giornalismo anglosassone, era Humans of New York, e noi facciamo Humans of Trieste, ovvero andiamo a vedere facce e storie di triestini qualunque raccontate dal giornalista Luca Saviano e fotografati da Massimo Cettin. È un'iniziativa che prendiamo per un po' per celebrarci, se vogliamo, perché è il 140° anniversario della nascita del Piccolo, che festeggeremo quest'anno, e alla luce di questo anniversario per raccontare la città com'è oggi, quali sono i suoi abitanti, che cosa pensano e che facce hanno. È un'iniziativa che ci accompagnerà per un bel po'. Andiamo anche all'interno della cronaca locale, già dalla pagina 16 si parla delle palestre con la svolta e l'addio della Tergestina alla gestione, mi pare pluridecennale, delle palestre, delle 43 palestre cittadine che adesso, diciamo, tornano in capo al comune con onori e oneri in questo caso. Sì, si tratta di un cambiamento non da poco, nel senso che il sistema delle palestre triestino era da lungo tempo, no? Appunto, da molti anni gestito attraverso questo sistema associativo che poi, quello della Tergestina, che poi esprimeva un po' tutte le realtà sportive locali, insomma, vi trovavano voce. Adesso questa cosa viene meno e il comune riprende in gestione diretta la struttura. Le società pagheranno direttamente all'ente, ma dovranno provvedere alla pulizia e alla sicurezza delle aree. Ovviamente si tratta di un cambiamento non da poco per gli operatori del mondo dello sport cittadino. Nella pagina a fianco diamo un'altra notizia importante a proposito di struttura e sport, che è il rifacimento del tetto della Bianchi. Esatto. Molti anni di problemi, no? 16 anni di problemi, adesso finalmente il cantiere da 1 milione di euro che doveva partire nel 2020 e che è stato bloccato a causa del Covid parte e finalmente dovrebbero finire così i problemi del tetto della struttura, che era la parte debole. Vale la pena citare la foto che ci è stata fornita dal comune per questo pezzo, una foto aerea da cui si vede la piscina Bianchi dall'alto. Esatto, sì, si vede proprio la struttura della piscina. Un punto di vista inedito. Esatto, un punto di vista inedito, non comune per chi conosce la Bianchi e la vede soprattutto dall'ippopotamo in su. E andiamo, chiudiamo verso gli ultimi articoli che menzioniamo, poi ce ne sono chiaramente molti altri. Cantieri e divieti fino ad aprile tra Barriere e San Giacomo, quindi capitolo opere pubbliche. Sì, il comune lancia una serie di lavori
Lavori soprattutto sulla rete elettrica, in base alla quale poi vengono emanate delle ordinanze che regolano lo scorrimento del traffico, che inevitabilmente quando Acegas, APS, AMGA si muove e ne risente. All'interno della stessa, scusami, sì, all'interno della stessa pagina trova però spazio anche il topo nel secchio a processo irresponsabile. Ricordiamo di che cosa si tratta. Sì, questa è una storia, devo dire, pazzesca, perché 2 anni fa un 35enne triestino andò davanti alla sede di Casa Pound e vi lasciò un secchio con dentro un topo vivo. Probabilmente una goliardata, per quanto di cattivo gusto, un gesto provocatorio di contestazione. Fatto sta che, come si fa de prassi in questo caso, fu chiamata la polizia, arrivarono gli artificieri che fecero brillare il secchio con il topo dentro. Per cui ora il 35enne, al di là della goliardata, è a processo per maltrattamento per animali, perché il topo è defunto. Grazie Giovanni Tomasin, giornalista del Piccolo, per l'analisi della prima pagina e degli articoli all'interno. Grazie, grazie, buona giornata. A voi. Grazie, buona giornata, buon lavoro. Noi diamo spazio adesso a una telefonata per poi ricollegarci con Gianluca Paladin, che come ci anticipava ci siamo spostati nella zona del tram, o meglio dei lavori al tram, proprio perché pare che comincino proprio questa mattina. Intanto sentiamo chi è in linea, buongiorno. Pronto, buongiorno. Prego. Dunque, io chiamo per conto di mia mamma, che è un'ottantenne. Sì. Ed è un po' preoccupata perché io ho prenotato il vaccino il 10 febbraio alle 12.30 e ho chiesto il vaccino domiciliare perché in quanto mia mamma ha delle difficoltà a deambulare. E mi hanno detto, sì, allora aspettate che verrete chiamati dal dipartimento. Ora, io vorrei sapere, il dipartimento, che dipartimento la chiamerà? Quando la chiamerà? Si può avere almeno un'idea di sapere quando dovrà andare? Perché se io magari quei giorni non posso portarla, devo anche disdire. Cioè, tutta un'organizzazione è fatta così per le persone che devono fare le domiciliari. E come mia mamma sono anche tante sì. Altre persone che ho. Io credo che il contatto a cui lei si deve rivolgere è il distretto di appartenenza o l'azienda sanitaria di appartenenza del suo luogo di residenza, quindi se è di Trieste la Sugi, se è di Gemona invece quello che riguarda la parte afferente al Friuli e via via per tutti gli altri territori della regione. Scusi un momento, prego. Perché... Prego, prego, ci dica. Vai di là, scusi un momento. Vai di là. No, mi parla qua, in ritorno. Ecco, mi scusi, sì, il dipartimento, ma io ho chiamato il dipartimento e mi dicono, non sappiamo niente, devono ancora fare i calendari, dice tu. Allora, guardi. Cioè ho chiamato il dipartimento, ho chiamato un numero di Gorizia che. Io leggo dal sito dell'azienda sanitaria. Lei da dove chiama? Scusi, la sento. Lei da dove chiama, mi scusi? Da che zona della regione ci chiama? Io da Udine. Da sì. Udine. Io leggo azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, che credo che sia quella che è di suo riferimento. Dal sito internet scrivono le persone che saranno considerate intrasportabili e i soggetti allettati, già noti e in carico ai servizi domiciliari saranno vaccinati al proprio domicilio avvalendosi del personale infermieristico e medico in forza ai servizi dei distretti, oltre a personale sanitario aggiuntivo proveniente da elenchi graduatori dell'azienda regionale, eccetera. Fra le modalità di prenotazione c'è un numero di telefono che è quello consueto, il 04 34 22 35 22, e poi anche le varie modulistiche da dover poi presentare. Io credo che siano sempre loro a dover organizzare i calendari e dover dare a voi un indirizzo di quando è possibile prenotare questo vaccino a domicilio e quando poterlo calendarizzare. Non credo che ci siano altri enti in grado di poterlo fare. Sì, ho capito. Comunque... Prego. Mi dica. Cioè, non c'è nessuno che sa dire più o meno quando, perché quelli che vanno, per esempio, nei vari
non so, fiera, ospedale di qua di là, hanno già le date, e a quelli che devono fare domiciliare potevano ben fare un calendario. Infatti è quello che ci si aspetta. Io poi non so come sia stato organizzato il tutto, vedremo magari di parlarne con l'assessore Riccardi e darne notizie nei telegiornali, perché sicuramente è un qualcosa che riguarda tante persone in regione. Al momento io credo che l'unico interlocutore sia l'azienda sanitaria di riferimento, io più di così non posso dirle, anche perché non ho veramente questi dati rispetto a quando verrà organizzato un calendario per queste persone. Signora, la saluto e la ringrazio per la sua telefonata. Nel frattempo vedo che sono arrivate diverse mail che ci portano a delle segnalazioni puntuali sulla città, non solo la zona di San Giacomo, marciapiede con Dossio davanti al portone di via dei Montecchi 15, se si può passare, ci scrive una telespettatrice. La nuova palestra di San Giovanni che fine ha fatto, tutto fermo da mesi, uno spunto da domandare ai nostri ospiti. Il tema rotonda a Trieste è più ampio rispetto a una sola proposta a San Giacomo, ci sono tante zone che avrebbero bisogno di riconversioni, di incroci rotonde, penso a via Flavia, via Le Miramaro, via Brigata Casale. I nuovi candidati sindaci, si potrà chiedere cosa ne pensano dell'arretratezza di Trieste in questo campo rispetto a quello che è accaduto dappertutto, ci scrive Silvana. Poi, per quanto concerne ancora domande agli ospiti o comunque spunti, viste le telefonate dei cittadini e le mail che riceve Sveglia Trieste ogni giorno per quanto riguarda i problemi di tutti i rioni, città e specialmente le periferie, credo che questa giunta e il sindaco non abbiano brillato negli ultimi 5 anni, allora non resta che cambiare, come viene detto, scopa nuova, scopa bene, ci scrive Nevio. Poi, scovazzoni chiusi con la chiave per proteggere il contenuto di grande valore, zona Borgo Grotta Gigante. Questa ci lega anche la foto, il telespettatore, proprio del bidone chiuso con una serratura, con un lucchetto. Abbiamo un'altra telefonata, buongiorno. Pronto? No, buongiorno. Buongiorno a lei, prego. Sì, io vorrei fare un'osservazione personale riguardo al ritardo nell'arrivo dei vaccini. Sì. Allora, ho sentito persone eminenti anche nel mondo della politica e della comunicazione affermare che non bisogna fare degli allarmismi, però io dico che è facile parlare quando la propria situazione economica, finanziaria e lavorativa è solida e sicura. Ma per quanto riguarda tutte le categorie che sono state fortemente colpite dal Covid-19 e in precedenza anche dalla crisi economica, la situazione invece è preoccupante e allarmante. E mi riferisco infatti agli imprenditori della ristorazione, del settore turistico, alberghiero, ai lavoratori del mondo dello spettacolo e del teatro, nonché anche ai proprietari di immobili commerciali sfitti che non riescono ad affittarli, perché chiaramente se non arrivano i vaccini e non si riesce a vaccinare almeno il 70% della popolazione e non si riesce a ottenere così quell'effetto gregge e quella conseguente immunità di gruppo, le attività lavorative resteranno comunque per la maggior parte fortemente, quindi, o bloccate o fortemente limitate, provocando quindi gravissimi danni economici sia agli imprenditori che alle famiglie. Quindi per non fare solo della polemica sterile, insomma, per uscire da questa impasse, diciamo, da questo blocco, da questo insomma, tunnel quasi sempre senza uscita, proporrei di far pagare i vaccini alle persone facoltose che vogliono vaccinarsi indipendentemente dalla loro, potrebbero avere anche 30-40 anni di fretta. E nel momento in cui si raccolgono le adesioni tramite il CUP, le farmacie eccetera, si potrebbe effettuare anche il pagamento anticipato, so che certi vaccini non sono carissimi, così lo Stato avrebbe i soldi per comprare i vaccini, come ad esempio hanno fatto in Israele, che hanno vaccinato 9 milioni di persone. Netanyahu ha telefonato alla casa farmaceutica, ha prenotato i vaccini, ha pagato immediatamente, effettuato il bonifico il giorno dopo aveva i vaccini. E quindi questa sarebbe una possibile soluzione per accelerare i tempi. E inoltre le persone abbienti potrebbero anche pagare per i vaccini anche per quelli più poveri, come si fa per esempio lasciando un caffè pagato al bar o per la raccolta di generi alimentari che sono destinati ai meno fortunati nei supermercati. Quello che è importante è accelerare il processo di vaccinazione proprio per sbloccare tutto questo blocco economico. Questo volevo dire, grazie, buona giornata a tutti. Grazie, noi prendiamo questo suo spunto e casomai ne discuteremo con i nostri ospiti per capire da parte loro
che cosa ne pensano. È chiaro che si tratta di una tematica sovracomunale, quella della somministrazione dei vaccini. A capo dell'organizzazione oggi c'è il commissario Arcuri, e quindi e sappiamo anche oltretutto come diverse problematiche sono emerse quando si è parlato di una somministrazione del vaccino in forma praticamente seguendo un corridoio di trattativa privata. Però io non sono nessuno per poter giudicare o comunque argomentare quanto ha legittimamente detto la telespettatrice. L'idea ha una sua logica, vedremo se anche secondo gli amministratori pubblici politici può avere un senso, o comunque poi queste richieste, se saranno eventualmente anche state suggerite a chi è deputato a prendere le decisioni e potrà occuparsene. Vedo Gianluca Paladin vicino ai binari del tram. Gianluca, buongiorno di nuovo. Ci siamo. Sì, buongiorno Bernardo, buongiorno di nuovo. Allora, ci abbiamo messo un po' a trovare il sito. Comunque, Campo Cologna, stanno iniziando i lavori per quanto riguarda la risistemazione dei marciapiedi per il tram di Opicina. La ditta in subappalto in questo momento è al lavoro. Sono iniziati i lavori, come annunciato dallo stesso assessore Elisa Lodi, che abbiamo anche sentito prima telefonicamente, non ha potuto raggiungerci in questo momento, impegnata anche su altri fronti, però ci ha dato l'indicazione di dove andare, e adesso noi vi stiamo mostrando con le immagini quello che stanno risistemando gli operai e la ditta, che è quella in subappalto, che sta gestendo i lavori. Devo dire anche un'altra cosa, in realtà, facendo un giro più su e seguendo i binari del tram abbiamo trovato altri operai, lavoratori che si stavano occupando di operare sui paletti, sui pali, dove verrà poi ovviamente reso il passaggio del tram con i fili, per vedere se all'interno di quei paletti stessi ci fossero detriti, e infatti ci hanno segnalato che hanno trovato di tutto all'interno dei pali del tram, e hanno dovuto forare praticamente ognuno di questi per riuscire anche a smaltire tutta la vera e propria immondizia praticamente che c'era all'interno, e tutti i detriti che si erano accumulati. Quindi anche un altro tipo di lavoro che vi anticipiamo così in diretta, e hanno segnato con dei numeri tra l'altro le distanze tra i pali, e hanno anche cercato quindi di ripulire un po' tutta quanta la zona, dove si spera il più presto possibile riparta il tram di Opicina, più presto possibile, perché i cittadini sono vogliosi di riaverlo. Ovviamente, come ben sappiamo Bernardo, è un problema spinoso, che però vede col cantiere la luce, se così possiamo dire, e come possiamo notare dai lavori in corso, la risistemazione dei marciapiedi è uno dei punti fondamentali proprio per ripartire con i lavori. Quindi da qui insomma possiamo vedere come tutto è partito, e ripetiamo, lavori che non si fermano qui ma stanno continuando anche sui pali del tram per procedere sempre più spediti. Qui ci sono due lavoratori in supervisione, abbiamo trovato altri operai sopra della ditta di subappalto che stavano appunto sistemando i pali, sopra ancora altre persone che si dedicavano al sopralluogo vero e proprio, no? Come per vedere appunto la situazione dei binari in che stato versano. Quindi insomma tutto è pronto per partire. Adesso ovviamente è chiaro che ci vorrà il tempo che ci vorrà, però possiamo dire che è ripartito il cantiere del tram di Opicina. Bernardo, se vuoi commentare anche tu. Sì, siete davanti al Draghicchio, dove c'è un posteggio, quindi lì, giusto per orientare i nostri telespettatori, davanti a Campo Cologna, dove c'è il posteggio adiacente a Via Commerciale, quella che è la fermata del tram, anzi il percorso del tram, chiedo scusa, in salita verso Opicina, e quindi i lavori che si stanno svolgendo sono quelli per la sistemazione del marciapiede che poi sarà chiaramente una delle fasi di risistemazione dell'intera tratta, con quella delle linee, della linea di per sé, con le traversine, eccetera. Quindi possiamo dire che l'attesa dell'arrivo della ditta in subappalto per la lavorazione, per la manutenzione e la risistemazione del marciapiede c'è, e quindi si è scongiurati intanto un
duello istituzionale, perché poi andava a finire che il comune avrebbe cominciato, anzi l'aveva già fatto un po' da tempo, forse poi a detta di qualcuno non troppo veementemente, ma avrebbe battuto i pugni sul tavolo in maniera piuttosto energica, andando anche, ipotizzando di andare anche a vie legali qualora questa ditta non si fosse presentata. Ora che c'è, si può dire Bernardo, che... se mi dai un minuto, vado a chiedere un attimo anche alla signora. Signora, buongiorno, siamo in diretta su Tele4. È contenta che riparte il tram di Opicina con i lavori? Magari, guardi, lo aspettiamo con ansia addirittura. È un problema anche adesso con questi trasporti, con i bus poveri. Hanno messo due o tre corse in più, però non è sufficiente per chi sta su, per chi sta nella zona di Via Romagna. Come si fa? Beh sì, adesso speriamo che questo servizio riprenda, perché sarebbe... Via Cantù e via Ovidio, che non ci arriva col bus. Io ho dei nipoti che abitano in Via Romagna e vengono da me qua su a piedi, ecco. Perché... Il tram ripartirà, signora, lo rivedremo in funzione. Quando? Lo dovremo sapere anche noi. Appena lo sapremo, lo comunicheremo di certo. Guardi, spero che ci porti buone notizie ora. Va bene. Okay. Grazie, signora. Una buona giornata. Buongiorno. Grazie. Sì. Facciamoci gli auguri, arrivederci, grazie. Ecco Bernardo, abbiamo anche sentito a caldo così l'opinione, giustamente, di una cittadina interessata al tram di Opicina, residente della zona, abita qui, stava portando infatti le immondizie nei bottini e quindi ne abbiamo approfittato per chiedere un po' il suo parere. Io credo che siamo alla fine, no Bernardo? Restituirei la linea, visto che fra due minuti finisce la trasmissione. Ti ringrazio per il collegamento e ringrazio i telespettatori e li saluto. Grazie Gianluca, quindi con le immagini dell'avvio dei lavori a marciapiedi nella zona del Draghicchio, del campo di Campo Cologna, meglio conosciuto per quanto riguarda il tram, si può sperare in una continuazione dei lavori senza un'interruzione che porterà lentamente al ripristino della linea. Noi siamo praticamente in chiusura della nostra trasmissione. Vi ricordo gli appuntamenti con Tele4, alle 13 ricominciamo con la diretta ed è previsto un collegamento con il Presidente della Regione Massimiliano Fedriga, i temi della scuola e dei possibili inasprimenti in determinati territori della Regione con una colorazione arancione o che sia più scura di quella gialla saranno fra gli argomenti che tratteremo con il Presidente Fedriga. Alle 13.20 poi l'edizione del nostro telegiornale. Oggi, in quanto lunedì, avremo l'appuntamento questa sera alle 21 con il caffè dello sport. Vi leggo anche quelli che saranno i nostri ospiti di questa sera. Dunque saranno il giornalista Giovanni Marzini, Juan Fernandez per quanto riguarda l'Allianz Trieste e poi sarà presente anche un giocatore della Triestina che nel corso dell'edizione meridiana del telegiornale vi anticiperemo chi sarà. Questo per quanto riguarda il caffè dello sport. Sveglia Trieste termina qui, domani mattina ci rivediamo a partire dalle 7 con la rassegna stampa, sarà ospite l'assessore comunale Lorenzo Giorgi, quindi i temi anche delle palestre affrontati oggi dal piccolo li tratteremo proprio con l'assessore Giorgi. Grazie a tutti per averci seguiti e una buona giornata.